Bene, intanto grazie per essere venuti. Il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, sta scendendo di un piano, quindi arriverà tra breve. A me fare gli onori di casa, un grande piacere. Intanto avere i quattro relatori che oggi affronteranno uno degli argomenti, devo dire, più di attualità nel mondo della comunicazione, la sfida dei new media. Bisogna avere il coraggio di guardare, come dire, questo momento in maniera assolutamente laica, cercare di capire che cosa sta accadendo, perché soltanto capendo che cosa accade, è possibile poi governare e interpretare i cambiamenti. Se sino a qualche tempo fa, ma poco tempo fa, la storia della comunicazione era una storia di evoluzione, in altre parole era un processo che proseguiva pian piano, ma in qualche modo era il processo tipico evolutivo di ogni cosa che ci appartiene a questo mondo. L'avvento del digitale ha provocato una vera e propria rivoluzione. Sta cambiando tutto, dalle radici, dal nostro modo di vivere, al nostro modo di informarci, al nostro modo di pensare anche. Ecco allora perché, come Corecom Piemonte, insieme ai colleghi Tiziana Maglione, che si scusa per l'assenza ma ha dei problemi, e il collega Ezio Ercole, che è qui davanti a me, abbiamo pensato che probabilmente andare a interpretare con quattro relatori di caratura altissima questo cambiamento che sta accadendo fosse un modo diverso probabilmente per un'autorità garante per le telecomunicazioni come il Corecom, cercare di interpretare, quindi aiutare anche nel capire e nel trasformarsi, per esempio, anche le televisioni locali. Ecco allora il motivo per cui noi ci siamo posti questo obiettivo, poi cammin facendo, oltre che l'introduzione, a me spetta il gradito compito anche di fare da moderatore, fornirò alcuni dati per farvi capire che cosa sta accadendo. Ma provate a pensare una cosa, si legge sempre attraverso l'Auditel che i TG generalisti, TG1, TG2, TG3, TG3 a cui sono ovviamente molto affezionato, provengo da quel mondo lì, ma credo che sia uno dei titoli di nobiltà, forse non molti, ma uno dei titoli di nobiltà della RAI, raccontare ogni giorno, per parecchie volte al giorno, attraverso la radio, la televisione, quello che accade nelle nostre 20 regioni, credo che sia una delle cose più interessanti, ma soprattutto provate a pensare quale sforzo. Ecco, allora, dicevo, se noi riusciamo a capire che cosa sta accadendo e riusciamo ad interpretarlo e quindi proviamo anche a leggerlo nella maniera migliore possibile, noi avremo raggiunto una consapevolezza e in fondo saremo forse anche appena appena una piccola frazione più liberi. Non dimenticando che tutto questo influisce sulla vita di ogni giorno del nostro mondo. Dicevo, pensate al calo di Auditel dei grandi telegiornali, TG5, TG4 e chi più ne ha chi ne metta, calo grande dell'Auditel. Perché? Perché moltissimo oramai viene utilizzato come fruizione televisiva attraverso la rete, attraverso i social network, che non sono censiti dall'Auditel, fanno parte di quella grande prateria che è la rete, che nessuno ancora riesce in qualche modo a catturare. Ma a me la cosa che interessa e preme sottolineare è che probabilmente qualunque rivoluzione, dicevo, non più evoluzione, stia accadendo nel mondo della comunicazione. In prima persona, io come giornalista capisco che mi dovrò rimettere in gioco un giorno via l'altro per tutto il tempo che avrò a disposizione. Devo dire che questo modo di intendere
questa rivoluzione, forse avrà un discrimine, che forse è quello che ci salverà. Cioè, da una informazione verticale, siamo quindi un'organizzazione gerarchica delle notizie e così via, siamo passati ad una informazione orizzontale, cioè tutto penetra, esce, rientra nella rete. Ma con quali filtri? Con quali possibilità di verificare se la notizia che accade, se la notizia che raccontano è una notizia certa? Probabilmente, ancora una volta, la differenza, nel momento in cui ci saremo sistemati, la farà la qualità. Ecco, ritengo che oggi avere dei filtri certi su quanto potrà accadere nel mondo della comunicazione, guardate, io mi spingo molto avanti, perché non bisogna avere nessun timore reverenziale anche di parlare di quello che sta accadendo oggi nella politica, il fenomeno Grillo, che non è certamente antipolitica, probabilmente è un'altra politica. Il fenomeno Grillo è figlio di questa capacità di lavorare attraverso la rete, bypassando tutte le griglie di un'informazione spesso paludata, spesso una informazione che in alcuni momenti esclude. Io faccio pubblica ammenda quanto giornalista, perché devo dire che con rammarico noi non ci siamo accorti per tempo che cosa stava accadendo nel mondo della politica, trascurando Grillo. Oggi, come vedete, ce lo contendiamo tutti, e lui, da buona prima donna, dice: ragazzi, con calma, in fila e senza spingere, decido io quando potrò concedermi alla televisione. Ecco, allora, alla televisione o ai giornali. Questo per dare il segno dei tempi di un modo di cambiamento profondo. Da una parte siamo disorientati, certamente perdiamo i riferimenti nell'orizzonte più lontano, però volete mettere che piacere poter vivere in presa diretta la grande sfida di una comunicazione che cambia in maniera epocale. Dopo tutte le fibrillazioni che nel momento del cambiamento abbiamo, una volta che si sarà sedimentata, una volta che avrà preso, come dire, coscienza di sé, questa rivoluzione della comunicazione grazie al digitale probabilmente avrà riferimenti più certi e noi potremo capire di più. Intanto, allora, ancora una volta grazie per essere venuti con noi, grazie infinite. E allora io comincerei, in attesa, come vi ho detto, del presidente Cattaneo, che sta però arrivando, come il capo gabinetto Domenico Tomatis mi fa cenno lì in fondo. Grazie a tutti per essere venuti, e io incomincerei con le relazioni che sono previste oggi nel programma del nostro convegno. Io chiamerei il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, che chi meglio di lui ha il polso della situazione e cerca di capire se, interpretando, scusatemi, ma io come tanti fessi ho dimenticato di spegnere st'aggeggio maledetto che smetterà prima o poi di suonare, chi meglio di lui può interpretare al meglio questo. Prego, Enzo. Grazie Presidente, grazie a voi per aver deciso di impegnare una parte del vostro venerdì ascoltando noi che parliamo di questo argomento. Personalmente, per riferirmi ad una cosa che ha detto il Presidente Geraci, insomma, sono un po' all'antica, sono di quelli che amano le proposte più che le demonizzazioni, per cui forse non mi metterò in fila per avere non so cosa. Devo dire che quando Ezio Ercole mi ha chiesto di partecipare a questo convegno ho avuto una qualche perplessità. Ercole è un amico, insomma, ma non ha insistito molto, perché sono di quella parte minoritaria, appartengo a quella parte minoritaria di giornalisti che non credono di sapere tutto.
E siccome non stiamo vivendo un periodo di quelli tranquilli nella nostra professione, che io chiamo mestiere, una buona quota ce la meritiamo di questa mancanza di tranquillità, per essere chiari, temevo di non avere il tempo materiale per documentarmi come un luogo come questo avrebbe meritato. Poi mi sono messo a lavorare, Ercole insisteva molto, mi sono messo a lavorare e ho acquisito alcune tonnellate di materiale rivolgendomi a colleghi che si occupano dell'argomento. Poi è successa una cosa, è successo che a Brindisi un mostro ha spinto un pulsante e ci ha fatto riprecipitare nella vita, con tutto quello che di collegato, non sto andando fuori tema, credetemi, con tutto quello che di collegato la cosa ha provocato. E allora una parte del lavoro che avevo fatto torna utile, la gran parte è vanificata, però forse ci capiamo meglio. Portiamo l'argomento, cerchiamo di parlare con i numeri. In questo nostro paese, sono dati ufficiali, vengono da una ricerca fatta dall'Università di Urbino, spero non mi sgridino perché la presentano tra due giorni, quindi gli stiamo bruciando qualcosa, viene fuori che il 58% degli italiani, l'Università di Urbino è un'università seria, non è una università che produce ricerche così, insomma, a comando. Il 58% degli italiani usa l'informazione online come strumento per aggiornarsi. Era il 51% l'anno precedente, cioè in un anno siamo andati al c'è stato un balzo del 7%. La cosa che mi preoccupa è che il 95% dei giovani tra i 18 e i 29 anni ha internet, l'online, come unico strumento di informazione. Stiamo parlando dei nostri figli o di qualcuno che è qui in sala. Io avrei una preghiera, siccome dirò delle cose politicamente non corrette, devo segnarmi a che ora ho cominciato a parlare, scusatemi. Dirò delle cose politicamente non corrette, pregherei di trattenere per qualche momento i pruriti ai polpastrelli con Twitter, perché forse che in 140 battute si estrapola una frase e si deforma la sostanza, quindi fatelo alla fine se volete farlo, perché non so se questo convegno viene registrato, ma se non lo è non mi rimangerò quello che dico, perché dico quello che sento. Il 95%, era l'89% l'anno precedente, il 95%, stiamo parlando dei nostri figli che traggono le loro informazioni nella quasi totalità esclusivamente dalla fonte internet. Se vi serve per le vostre curiosità, tra 30 e 49 anni è il 73%, tra 50 e 64 il 51%, e quelli che hanno più di 64 anni si abbeverano all'online nella misura del 24%. Sono dati che impongono a chi fa informazione una riflessione. L'uso sul territorio nazionale è praticamente ormai, vi sorprenderà, Torino forse, è praticamente ormai, insomma, omogeneo, perché nel sud è il 58,3%, parlo del totale della popolazione, al centro il 61,2% e al nord il 57,5%. Non ho le distinte, perché siccome chi mi ha fornito questa ricerca sa che sono un po' birichino, non mi ha dato tutti i dati perché temeva che magari, perché gliel'ho chiesta per prepararmi a parlare a questo convegno. Qualche anno fa, quindi in epoca non sospetta, io rischiai di andare sotto procedimento disciplinare perché
andando a Partinico per difendere da un processo surreale Pino Maniaci, che è l'animatore di Teleiato, dissi che non è il tesserino che fa di una persona un giornalista. Ne sono convinto, cioè, ma nel senso che non basta il tesserino per essere un giornalista, non è che non serva il tesserino per fare del giornalismo. Questa cosa, insomma, creò una qualche polemica e, insomma, è stato necessario provare a spiegare meglio a chi sapeva bene quello che intendevo dire, che il mio pensiero era quello. Ora so che c'è l'articolo 21 della Costituzione che i giornalisti molto spesso evocano in maniera impropria. L'articolo 21 della Costituzione non parla dei diritti dei giornalisti di fare quello che a loro piace. Finiamola con questa balla. La Costituzione non si occupa dei diritti dei singoli, si occupa dei diritti di tutti, dei diritti dei cittadini. E quando parla del diritto ad avere un'informazione libera, io aggiungo, mutuando dal Presidente della Repubblica, responsabile, pacata, quando parla di questo, parla del diritto che è in capo ai cittadini, e noi giornalisti dovremmo provare almeno a non dimenticarlo quando lavoriamo. Nell'ottobre dello scorso anno, e io credo che la situazione da allora sia peggiorata, un altro organismo, la Civiltà Cattolica, ha fatto una ricerca sui giornalisti e ne è venuto fuori che il 49,8% degli italiani ci considera poco affidabili. Personalmente non mi sento di fare grandi obiezioni a vedere quel che accade in molte occasioni, e torniamo a Brindisi. Noi in Puglia abbiamo avuto un'esperienza devastante che ci ha visto protagonisti di ogni e qualsiasi vergogna, e mi riferisco alla vicenda di Sara Scazzi ad Avetrana. Abbiamo trasformato in spettacolo una tragedia, molte volte con l'alibi che era quello che i cittadini volevano. Devo dire che è un alibi, ma c'è un fondo di verità, perché se delle trasmissioni televisive fanno a rullo del gossip su Avetrana e inchiodano il 20-25% dei cittadini, qualche corresponsabilità c'è. Il garante delle comunicazioni ci ha fatto 400 contestazioni. Voi pensate che abbiamo imparato qualcosa? Non abbiamo imparato niente. Infatti un mostro spinge un pulsante a Brindisi e noi pubblichiamo le foto terribili che avete visto su qualche giornale, con i corpi devastati, con il corpo devastato di una ragazza ancora in vita, pubblichiamo sul web, ed entriamo nell'argomento, il filmato della comunione di Melissa. Io mi chiedo, provo a farlo pateticamente in questo giro che sto facendo per città di questo nostro paese, mi chiedo se davvero noi non abbiamo doveri, e se il lavoro, per adesso sto parlando dei giornalisti, poi parlo per un attimo, rimarrò nei 15-20 minuti, per un attimo parlerò di quelli che non sono iscritti all'ordine dei giornalisti, perché poi si tende a fare mucchio. Io penso che in quella valutazione della ricerca fatta dalla Civiltà Cattolica il riferimento non fossero i giornalisti, ma fossero quanti si occupano di informazione. Cioè agiamo come se gli altri non avessero diritti, e ci occupiamo sistematicamente di appagare la nostra vanità. Per cui succede che si vada con un telefonino davanti alla casa di un signore che non riesco a capire perché veniva sospettato di essere il mostro di Brindisi,
si fornisce il nome e cognome, si filma la casa, il signore per fortuna sua aveva un alibi. Badate, le persone per bene non hanno un obbligo di avere un alibi, di solito sono i malfattori che hanno gli alibi, se li costruiscono. E questo gli ha detto bene, ha avuto un alibi, era a Bari, quindi non poteva essere dietro il chiosco a spingere il pulsante di un telecomando. Però noi, sui nuovi media, lo abbiamo indicato come il mostro. Il risultato, non può più vivere a casa sua. Noi sui nuovi media abbiamo fatto di peggio, abbiamo portato il volto di questo signore in giro per le strade chiedendo: ma lei lo riconosce come quello del filmato? Non so se ci sono magistrati, ma quel filmato chi l'ha messo in circuito? I giornalisti lo hanno diffuso, perché poi nella grande guerra delle responsabilità in genere si tende a colpevolizzare i giornalisti. Fatemela spendere qualche parola, non per ruolo, ma essendomi occupato per oltre 20 anni di giudiziari e di terrorismo, io so come avevo le carte, no? Perché c'era qualcuno che mi dava le carte. E qua stiamo parlando di filmati, c'è qualcuno che quel filmato lo ha diffuso. Noi abbiamo fatto questo e il web è impazzito. Io non so quanti di voi, o per doveri di istituto o per curiosità legittima, hanno navigato in questi giorni, noi di questo signore che è stato sospettato di essere il mostro sappiamo anche il numero del dentista, sappiamo tutto. Peccato che non c'entri. Peccato che non c'entri nulla. Che cosa sto cercando di dirvi? Che non sono solo i giornalisti ad evocare impropriamente l'articolo 21 della Costituzione, ma lo sono anche molto spesso i cittadini, quelli che si improvvisano addetti all'informazione. È qui che vi pregavo di tenere a freno i polpastrelli per qualche secondo. Sto parlando dei blog. I blog hanno fatto un inferno in questa vicenda ed in altre vicende. Ora, io mi chiedo, ma è davvero accettabile in un paese civile che sia tutto consentito e che nessuno mai si assuma formalmente la responsabilità di quanto accade, a volte devastando la vita degli altri? Secondo me no. Ora, io non è che sia contro l'informazione dei blog, vi ho detto in epoca non sospetta di aver fatto un'affermazione netta che non è un tesserino a fare di una persona un giornalista. Però quando sei iscritto all'ordine, e vi garantisco che sta succedendo in queste ore, proprio in queste ore, se commetti errori come quello di aver pubblicato l'indirizzo della casa di una persona innocente, vieni chiamato a risponderne. Se invece non sei inserito in un organismo professionale che ha il dovere di tutelare la deontologia, di imporre, non di tutelare, la deontologia dei comportamenti per tutelare i diritti dei cittadini, e allora diventa giungla. E nella giungla di solito vengono travolti i più deboli, perché vedete, alcuni giorni fa c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che ha imposto al Corriere della Sera, se non sbaglio, di rimuovere dai suoi archivi, al Corriere della Sera, sto parlando del Corriere.it, di rimuovere dai suoi archivi tutti i riferimenti ad una persona, perché lo sviluppo della situazione aveva dimostrato che quelle notizie non erano vere. Io penso che a questa persona questo iter procedurale sia costato alcune decine di migliaia di euro. Che cosa voglio dirvi? Che se noi non ci rendiamo conto che abbiamo dei doveri tutti in una diffusa solidarietà, se non ci rendiamo conto di questi, a pagare le conseguenze più gravi sono i più deboli, i più fragili.
un mio amico che è il capo del GAT, si chiama così, e che è il colonnello Repetto della Guardia di Finanza, mi raccontava qualche tempo fa mi raccontava qualche tempo fa che i provider non rispondono neanche alle rogatorie per omicidio. Cioè loro fanno delle rogatorie, mi citava Hotmail, che è il mio provider personale, insomma, il mio indirizzo email personale, magari fossi. Hanno fatto delle rogatorie per delle delicate esigenze, cioè, vedo dei segni di consenso, per delle delicate indagini relative ad omicidi di mafia, non sono riusciti ad avere risposta. Voi mettetevi nei panni di un cittadino che attraverso una catena di blog viene devastato nella sua vita con delle cose che non sono vere, non ha strumenti di difesa. Allora, i nuovi media sono una risorsa preziosa. Credo che consentano di diffondere consapevolezza se gestiti in maniera responsabile, ma credo anche che non si possa continuare così senza regole. Qualche tempo fa, nell'ambito di un pizzico delirante provvedimento sulle intercettazioni telefoniche, che imponeva ai giornalisti, che prevedeva il carcere per i giornalisti e delle multe salatissime per i giornalisti stessi e allora anche per gli editori, era quel provvedimento che andava sotto il nome di Alfano, per intenderci, che era più buono nei confronti dei giornalisti rispetto a quello che andava sotto il nome di Mastella, governo Prodi, ma non era politicamente corretto nella nostra categoria far rilevare che quello di Alfano era più comprensivo. Perché insomma anche tra di noi ci sono, invece di guardare la sostanza si guardano le etichette. Adesso questo provvedimento è nuovamente ripreso, sono stranamente sparite le sanzioni nei confronti degli editori, ma in quel provvedimento era previsto l'obbligo anche per i blog di fare le smentite. È successa la rivolta, perché veniva denunciata la cosa come un attentato alla libertà di informazione, di espressione del pensiero. In effetti aveva una norma temporale che era insomma, in verità un pizzico surreale, perché prevedeva che fosse fatta a tambur battente, il blog non viene gestito in maniera professionale, quindi magari ci sono dei ritmi. Però capite qual è il retropensiero che francamente io trovo inaccettabile, è quello che in nome della mia libertà io posso fare quel che desidero passando sulla tua vita e possa non essere chiamato a rispondere, perché se qualcuno mi chiama a risponderne diventa un attentato alla libertà di espressione. Questa idea francamente, prima che come Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, come cittadino di questo Paese, io non mi sento di condividerla. Le regole sono la garanzia per tutti, soprattutto per quelli che sono nella società i più deboli, i meno dotati di mezzi, i meno capaci per cultura di trovare una risposta adeguata a quello che di devastante circola anche in queste ore sul web. Grazie. Grazie al Presidente dell'Ordine Jacopino. È arrivato il Presidente del Consiglio regionale, l'onorevole Valerio Cattaneo. A te. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, però questa mattina mi hanno inserito e previsto tre impegni, la commissione prima per il rendiconto del Consiglio, questo importante convegno, i ragazzi in aula, nell'aula consigliare, tutte le 9:30, non avendo neanch'io il dono dell'ubiquità, ho dovuto privilegiare almeno in una prima fase i lavori della commissione, in quanto ho anche la delega nell'ufficio di presidenza per il bilancio.
quindi veramente scuso, perché normalmente il saluto si fa all'inizio, quindi mi scuso anche col Presidente che sono arrivato diciamo durante il suo intervento. Permettetemi di ringraziare il Presidente Bruno Geraci e i componenti del Corecom Piemonte, quindi l'avvocato Tiziana Maglione e il dottor Ezio Ercole, per quello che state facendo, anche perché state facendo molto bene in questo primo anno, ma anche per avermi offerto questa opportunità di riporgere il saluto al Consiglio regionale. Anzi, desidero anche salutare i colleghi Andrea Bupicchio e Roberto Tentoni che sono presenti a questa importante iniziativa, a questo convegno che si avvale su un tema di strettissima attualità, lo abbiamo ascoltato anche dall'intervento del Presidente dei giornalisti, di qualificati relatori che ringrazio per la disponibilità che ci hanno dato. A loro il compito di approfondire l'evoluzione del mondo della comunicazione, indotta soprattutto dai nuovi media, a cui sono legati sviluppi straordinari, avvenimenti recenti, pensiamo non più così recente, ma sicuramente abbiamo ancora molto ben presente, la primavera araba, piuttosto che al fenomeno della Occupy Wall Street. Sempre più frequente è l'interrogativo che si fanno i giornalisti sul futuro della loro professione, in relazione al ruolo pubblico che l'informazione ha nella società e soprattutto per capire se lo storico rapporto tra libertà di stampa e democrazia, che è una caratteristica del mondo occidentale, subirà dei cambiamenti radicali come quelli che abbiamo visto e stiamo vedendo nei mezzi di comunicazione, che ormai è un'evoluzione rapidissima, per non dire una velocità supersonica. Io sono tra coloro che ritengono che l'essenza del ruolo del giornalista, quella di interpretare i fatti e farli diventare notizia, sia ancora valida e attuale, indipendentemente dagli strumenti. Si tratta semmai di adeguare le competenze professionali alle nuove tecniche e ai tempi, aggiungo, di una comunicazione che inevitabilmente è più veloce. Prima sentivo anche la questione delle smentite, no? Che è un tema estremamente importante sui blog. Più che veloce, ormai la comunicazione viene fatta sempre di più in tempo reale, cioè c'è una notizia, dopo un minuto, due minuti, alcune volte le leggiamo già su internet. Ma ci sono, a mio avviso, tre caratteristiche che l'informazione del futuro, neanche troppo lontano, credo, dovrà avere. La prima, la specializzazione. In primo luogo perché l'informazione generica è ormai gratuita sulla rete. E quindi l'informazione, per essere pagata, deve essere necessariamente qualcosa di diverso, deve poter tornare a dare qualche cosa di più. La seconda, la digitalizzazione, perché l'integrazione su internet, social network, dell'informazione è un fatto ormai irreversibile, può piacere o non piacere, ma è un fatto irreversibile e noi politici in particolare ormai l'abbiamo ben presente, anche per, diciamo, le recenti elezioni amministrative. Anche se non è facilmente prevedibile quando sparirà il giornale di carta, personalmente spero mai, perché insomma almeno quando vado in vacanza qualche volta, per occupare il tempo, quei pochi giorni, tengo ancora volentieri il giornale di carta. La socializzazione, perché sempre più lettori cittadini chiedono di interagire, di poter partecipare, di non essere quindi una parte passiva nel recepire la notizia. Come Consiglio regionale ci siamo posti anche noi da tempo il tema della comunicazione con i cittadini, utilizzando i nuovi strumenti che la tecnologia offre per stabilire un più proficuo rapporto, anche continuativo, con i cittadini, quindi con la nostra comunità, con la comunità piemontese. Abbiamo proprio qui recentemente presentato il nostro nuovo sito, anche perché sono sempre più gli ambiti delle politiche pubbliche in cui la collaborazione dei cittadini utenti è fondamentale. Fondamentale perché cosa? Fondamentale per il successo. Si pensi a tutte le iniziative in campo ambientale, dove i comportamenti dei singoli sono fondamentali e sono anche molto monitorati dai singoli cittadini, quindi della comunità. Convincere anziché costringere. E dunque, dal nostro punto di vista, dal punto di vista della nostra istituzione, la strategia vincente. In tale ottica il sito istituzionale a cui prima mi riferivo, il nuovo sito del Consiglio regionale Piemonte, è diventato il fulcro dei rapporti con una comunità che ormai
in maggioranza usa abitualmente internet, poi dobbiamo chiederci semmai le problematiche, insomma, delle linee, no? Perché sappiamo che abbiamo un crescente incremento di uso di internet, però sappiamo che nel nostro Piemonte ci sono ancora gravi e grandi difficoltà per la banda larga e non solo. Infatti, rispetto all'attività stessa della relazione con i media, il sito è lo strumento più adatto per poter offrire agli operatori e ai cittadini interessati tutti gli ulteriori livelli di approfondimento di una notizia, con i particolari, ad esempio noi siamo legislatori sui provvedimenti in esame, la notizia sull'iter, sullo stato quindi d'avanzamento dei singoli lavori, sulla situazione del settore interessato, della nostra attività, dei nostri core che sono ampi e così via. Devo dire che la nostra scelta di puntare sul sito, io lo dico con orgoglio, è anche per dare merito al direttore, al dirigente, a tutte le donne e gli uomini che operano quotidianamente, perché il sito ha un suo senso se è vissuto, se funziona, come avevo detto prima, quindi se è attuale, in tempo diretto ed immediato. Questa scelta è stata fortemente premiata dai cittadini, fortemente premiata dai piemontesi. Tanto è vero che il numero dei contatti è cresciuto nell'arco di pochi mesi, di ben 4 volte. Pensate, noi siamo passati da poco più di 200.000 pagine visitate a 1 milione di pagine visitate al mese. Questi sono dati inequivocabili, dati di certificati, quindi vuol dire che abbiamo fatto una scelta giusta. Qualcuno dice, a me piace, sapete, per chi mi conosce di più, come gli amici e colleghi presenti, ma non solo, che sono anche un po' autoironico, forse perché hanno tolto dalla home il presidente, adesso il sito è più visitato. Ma perché hanno tolto dalla home il presidente? Perché spesso i siti sono dietro gli uffici, dietro ovviamente tutti i settori e quant'altro, ci sono le persone. Allora tutti dicono, ma però non sono sulla home, non c'è il mio link sulla home, non sono sulla home. Allora togliete il presidente, che ancorché pro tempore magari immeritatamente, ma comunque è il capo del consiglio, togliendo il presidente togliamo questo problema. Questo perché faccio questa nota autoironica, perché io credo che il sito funziona soprattutto in tempi come questi, soprattutto nell'ambito della politica delle istituzioni, quando è più impersonale possibile, cioè quanto più evidenzia le notizie, i fatti, le risposte concrete ai bisogni, le iniziative legislative, indipendentemente da chi le porta avanti, e quindi i cittadini possono nella notizia e con i loro approfondimenti andare a vedere quello che interessa loro. Le frontiere del web 2.0 e dell'open government, su cui il Piemonte è all'avanguardia, un altro aspetto di cui siamo orgogliosi come Consiglio regionale. La nostra regione, Piemonte, è la prima regione italiana ad aver approvato all'unanimità, e io di questo sono orgoglioso, perché il Consiglio regionale, quando ci sono le cose giuste, gli aspetti importanti, sa dare dei segnali in un momento di antipolitica, in un momento di forte attenzione verso la politica e le istituzioni, e quindi siamo la prima regione, dicevo, che si è dotata di una legge all'unanimità sull'open data, volta a rendere liberamente disponibile a tutti i cittadini il patrimonio di conoscenze della pubblica amministrazione regionale. Si spostano ogni giorno in avanti, lanciando sfide alla nostra capacità di intercettare le nuove tendenze e i nuovi bisogni. Oggi essere informati in modo sempre più diretto e poter intervenire e incidere, come dicevo prima, sulle scelte, anche oltre i tradizionali meccanismi della delega esercitata con il voto, diventa un'esigenza sentita per una parte sempre più ampia. Una parte sempre più ampia della popolazione, specie in quella fascia giovanile, ma non solo, che manifesta insoddisfazione verso i meccanismi tradizionali della partecipazione politica. È una volontà di partecipazione che si esprime in modo diverso, sta a noi tutti, politici, amministratori e giornalisti, permettetemi, comprenderla e dare una risposta, nella consapevolezza che da ciò dipende il futuro della democrazia, anche a livello locale, usando la tecnologia per abbattere eventuali ostacoli alla partecipazione e dare maggior forza alle istituzioni, con una capacità di risposta ai bisogni più tempestiva, secondo il ritmo che oggi si impone, ma io aggiungo secondo diciamo la situazione che ci vede ormai in una comunicazione tempestiva, per certi aspetti purtroppo compulsiva,
ma come ho detto prima non solo tra i giovani, fortemente attuale, quindi noi non dobbiamo pensare solo al futuro, non dobbiamo interpretare solo le scelte per il futuro, ma dobbiamo essere interpreti autentici anche del presente. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente Cattaneo. Adesso tocca ad Alessandro Casarin, direttore dei TGR della RAI. Un accenno, la centralità dei telegiornali pare in questo momento essere, accomodati pure Alessandro, fuori discussione, visto che l'80,09% degli italiani vi fa ricorso come fonte. Tra i giovani però il dato scende al 69,2%, avvicinandosi molto al 65,7% raggiunto dai motori di ricerca su internet e al 61% di Facebook. Allora, vi ricordavo prima che fra i titoli di nobiltà della RAI il TGR regionali, per tutti i giorni che il buon Dio manda sulla terra, per parecchie volte al giorno, raccontano le regioni, raccontano quello che accade, raccontano le attese, probabilmente i timori e le aspettative. Il direttore della RAI, Alessandro Casarin. Sì, buongiorno a tutti. Beh, devo dire che l'informazione regionale per ora è l'ultima isola che ancora non è stata contaminata dalla rete, perché l'informazione regionale costa, perché bisogna raccontare provincia per provincia, e chi ha un sito, un blog, racconta più facilmente una realtà più larga, nazionale, internazionale, parla di se stesso, però portare la notizia del paese, sia politica, sia di cronaca, è più difficile, perché deve avere il collaboratore, deve avere l'uomo sul posto. Ecco, nonostante questo, la rete contamina la cronaca, perché, mi riallaccio a quanto ha detto il Presidente Jacopino, e ritorno sempre a Brindisi. Se voi ricordate quella mattina di sabato, a un certo punto verso le 9, in rete è uscita la morte della seconda ragazza, Veronica. Ecco, voi pensate ai genitori, ai parenti, che erano a casa o comunque fuori dall'ospedale, avvertiti dai giornalisti che Veronica era morta. Io vedevo i colleghi in onda che davano questa notizia, perché in rete era uscita la notizia che Veronica non ce l'aveva fatta, e dopo un'ora ricordo che il collega collegato da Brindisi ridà la linea allo studio di Roma e il conduttore dice ti chiedo scusa, sei giustificato perché non hai le agenzie davanti a te, ma è appena uscita l'ANSA con un comunicato dell'ospedale che smentisce fortunatamente la morte di Veronica, e Veronica è ancora viva. Ecco, questo è uno dei, tra virgolette, danni, con tutti gli altri aspetti positivi che ha la rete. Il futuro sì, è la rete, il digitale. Dal 2008 ad oggi la RAI ha iniziato la digitalizzazione regione per regione. Siamo partiti dalla Sardegna e dalla Val d'Aosta nell'ottobre del 2008, a giugno si conclude con la Calabria e la Sicilia. Questo ha comportato un'offerta che è passata dai tradizionali 3 canali storici a ben 15 canali digitali. Vi faccio un elenco, perché io stesso faccio fatica a ricordarli. Oltre a Rai 1, Rai 2, Rai 3, abbiamo Rai 4, che ha un target per giovani con serial e film internazionali, Rai 5, arte, musica e cultura, Rai Movie, film, Rai Premium, fiction italiana, Rai Gulp, ragazzi, Rai Yo-Yo, i bambini, Rai News, l'informazione all news, Rai Storia, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Scuola e Rai HD, che trasmette gli eventi sportivi o culturali in alta definizione. Ecco, qui appunto c'è il futuro dell'informazione televisiva,
che poi si riversa su quello strumento micidiale che si chiama iPad. E da qui il calo degli ascolti rilevati dall'Auditel, perché l'Auditel rileva solo quanto viene visto negli apparecchi televisivi. Io prima dicevo alla collega che nel giro di qualche anno, a mio giudizio, il televisore sarà un reperto archeologico, perché io che giro, mi fermo negli autogrill, aspetto un taxi, aspetto anche un autobus e vedo tutti i giovani, questi giovani con in mano questa macchinetta infernale, che si guardano il telegiornale, che si guardano il loro blog, il giornale online, che ormai ha la webcam da tutte le parti e che trasmette l'avvenimento in diretta. Io comprendo i colleghi direttori dei TG nazionali che vedono scendere gli ascolti, però mese dopo mese io mi rendo conto che chi va a casa è già bombardato di notizie dal computer sul luogo di lavoro, dall'iPad, e si mette lì e alla sera si mette a riguardare un telegiornale quando ormai sa tutto. Ecco, questa è un'altra riflessione che la nostra categoria dovrebbe fare. Vedo qui i rappresentanti delle forze dell'ordine e mi ricollego sempre a quello che ha detto il Presidente Iacobino. Io ho iniziato a fare il cronista e quando entravo nelle caserme entravo con emozione, ma anche con un senso di rispetto verso l'autorità. Io vi devo confessare che oggi, quando vedo un ufficiale delle forze di polizia che è circondato dai microfoni come nello spogliatoio dello stadio di San Siro, sto male. No, perché io mi metto nei panni della persona arrestata, della persona che è coinvolta in quell'inchiesta. Non ne faccio una colpa ai rappresentanti, perché ormai siamo noi che li massacriamo di telefonate giorno e notte. Però l'informazione ormai ha portato anche questo. Non lo so se c'è un argine, Presidente, ci vogliono delle regole, perché anche quando vedo quelle conferenze stampa con 50 fotografie di persone fermate, di quelle 50 magari 10 alla fine saranno assolte, però poi sui blog, sui giornali online ci rimangono. Ecco, chi ci rimangono per sempre? Chi restituisce loro la serenità, l'onore, la tranquillità di uscire di casa? So che sto parlando, sto mettendo i piedi nel piatto, però io sono mesi e mesi che mi faccio queste domande, però non riesco io stesso ad avere una risposta. Ecco, per tornare all'informazione regionale, devo dire che chi lavora alla TGR ha una speranza per il futuro, perché i giornali online e i blog non sono ancora arrivati, perché costa l'informazione regionale. Molte volte la RAI viene criticata perché viene dipinta come un carrozzone, però per fare un telegiornale regionale bisogna coprire tutte le province. Io ho iniziato dalla Lombardia, la Lombardia ha 11 province. Vi rendete conto? Abbiamo 2 ore di informazione televisiva, quasi 1 ora di informazione radiofonica. E poi per fare un pezzo ci vuole un giornalista. Ecco, questa è un po' la speranza che terrà in vita per un altro decennio di sicuro l'informazione regionale. Tant'è che i nostri dati d'ascolto non hanno subito quella caduta che hanno invece sia i programmi sia i telegiornali a livello nazionale. Il calo di ascolti è stato un po' anche aiutato dall'uscita di scena di Berlusconi, perché se vi ricordate, se voi andate a vedere nei siti gli ascolti fino a novembre dell'anno scorso, i telegiornali schizzavano, perché, e anche qualche quotidiano,
dal 13 novembre dell'anno scorso è iniziata la discesa libera. Questo significa calo di ascolto, calo degli introiti pubblicitari, taglio delle persone che lavorano nel mondo dell'informazione. E di questo ne stanno pagando molto, molto le televisioni private, quelle che fanno informazione vera dal territorio. Ecco, però ormai siamo entrati in questo mondo della rete che non si potrà mai più fermare. L'esempio ce lo diede Obama con internet, poi è arrivato Grillo a farsi conoscere. Io da giornalista, quando incontro qualche politico che mi dice ma noi come facciamo a comunicare? Dobbiamo usare internet? Per usare internet bisogna essere dei personaggi, forse. Secondo me internet è la fotografia del paese che c'è fuori. Il consiglio che io do, anzi il suggerimento, è di andare fuori e di uscire dalle stanze di chi fa politica, e che la considero una categoria, io mi tolgo il cappello, perché fare il sindaco di un paese di 10.000 abitanti e prendere 2.000 euro al mese, cioè fare l'amministratore del delegato di 10.000 dipendenti, perché tu a queste 10.000 persone fai riferimento ogni giorno, però sei un politico e ti fischiano ad ogni manifestazione pubblica. La via d'uscita, appunto, è recepire quanto c'è nella rete, però andare di nuovo tra la gente, perché l'ultima legge elettorale ha rinchiuso i rappresentanti del Parlamento negli uffici, perché tanto bastava essere tra i primi in lista e si veniva eletti. Ecco, se si ritorna tra la gente, secondo me questo è l'altra faccia della medaglia della rete. Per chi fa televisione, ecco, questo dato che hai dato, che il 95% dei giovani ormai utilizza internet, ci deve far riflettere, perché io forse, avendo 53 anni, fra qualche anno posso anche andare in pensione, forse ce la faccio. Però chi fa questo mestiere deve tenere conto di questo dato, che fra qualche anno il televisore sarà un bel oggetto per ricordare i tempi della gioventù, e dall'iPad in giù questo sarà il futuro dell'informazione. Grazie. Grazie ad Alessandro Casarin. Mi piacerebbe che intervenisse un attimo il collega del Corecom, che è anche vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, Ezio Ercole. Sì, grazie. Non ne approfitterò assolutamente, ma il dibattito è così stimolante, cioè il dibattito, le relazioni, ecco, sono così stimolanti che vorrei fare alcune osservazioni. E la prima, mi scuserete, ma dobbiamo essere, almeno fra di noi, il più oggettivi possibile. È vero, direttore Casarin, che il blog, lei ha avanzato anche, dice, questi strumenti infernali, però tutti gli strumenti, cioè il media in sé, può essere una dannazione come una benedizione. E io voglio fare un esempio vergognoso, che penso abbiamo visto tutti, di quel collega della RAI che con le macerie fumanti dietro alle spalle, per un errore di passaggio, e quindi non sapendo di essere in linea, ma lo era davanti a milioni di telespettatori, ridacchiava. Allora, probabilmente, tra l'altro non conosco questo collega, noi, tutto questo passerà come acqua su marmo, finché noi, secondo me, non diamo delle precise indicazioni, sia dal punto di vista ordinistico, e sia dal punto di vista dell'azienda al quale appartengo. Jacopino prima parlava
del blog di quello che è accaduto a Brindisi, ma sulla carta stampata, fior di giornalisti hanno scritto il nome e cognome di questo poveretto, di questi sventurati. Certo, il confronto a altre sventure, a chi viene sventrato, queste sono, però è sulla propria pelle ognuno, la propria pelle brucia. Allora cosa voglio dire? Voglio dirvi semplicemente che il media in sé è neutro, e chi ci sta dietro è il cuore delle donne e degli uomini che usano questi mezzi. De Kerckhove, tra l'altro amico e collega del professore Sciarra, che è, come voi sapete, è l'erede di McLuhan, una persona che guarda avanti, dice che il citizen journalism non è un nemico del giornalismo. Il citizen journalism può essere un aiuto, però bisogna, come si chiama, inserirlo nel dato dei blog. Io faccio, l'ho scritto in un mio articolo, il blog è come la chiacchiera del bar. Allora, la differenza è che però, invece di rimanere circoscritta alla chiacchiera di bar, viene moltiplicata, immillata. Allora, bisogna però che noi attuiamo una cultura, cioè abbiamo in noi stessi una cultura che ci fa distinguere. Cioè noi stessi, operatori dell'informazione, spesso prendiamo quasi come oro colato quello che viene sul blog. E lo, in un certo senso, portiamo sui media più seri, possiamo dirlo. E qui sono i media poi classici che lo divulgano. Però anche qua, come dice l'Evangelo, bisogna distinguere il grano dall'olio. Noi abbiamo questa possibilità. Ce l'ha il comune cittadino che ha il diritto di comunicare in tutti i modi. È libertà, internet è libertà, ma c'è anche il cittadino, ha maggior ragione il professionista di vagliare queste notizie e poi appunto di distinguerle e portare quelle che hanno non tanto una pubblica utilità, la missione della pubblica utilità del giornalismo. Il professor Zenkovic dice diligenza professionale, la diligenza professionale, le carte deontologiche sono importanti, ma la diligenza professionale, la cultura, la studiare e poi aggiornarsi. I greci sono sempre grandi maestri. E dicevano che, non tanto riferito all'informazione, ma riferito alla comunicazione 360 gradi, facevano una tripartizione. Pratiche pseudè plasmata. Pratiche il vero, pseudè il falso, plasmata. Cosa intendevano in plasmata? Le rappresentazioni teatrali. Dove non si distingue il vero dal falso, è una rappresentazione. Qual è il plasmata oggi? Oggi il plasmata può essere la nostra informazione, dove non sai fino a dove sono i confini di quello che è verosimile o vero, di quello che non lo è. Ma questa è la situazione. D'altronde la società liquida, vero professor Sciarra, di Zygmunt Bauman, possiamo anche dire l'informazione liquida, mi pare che Zygmunt Bauman non ha ancora scritto una cosa su questo, secondo me lo farà presto, se vuoi tu, professore Sciarra, anticiparlo, ci faresti una cortesia, conoscendo la tua valentia. E quindi io ritengo che questo messaggio di De Kerckhove, dell'attenzione al citizen journalism, ma dall'altro, in un aggancio alla carta stampata, l'ultima copia nel New York Times di Sabadin, il Kerckhove dice la carta crea un sentimento di appartenenza geografica, l'insostituibilità della carta geografica, della carta stampata come appartenenza geografica. Vorrei solo leggervi questo perché lo trovo illuminante. C'è una localizzazione della carta che non avviene sulla rete. Sulla carta sei tu il direttore del linguaggio e sei tu che controlli il linguaggio.
Il linguaggio si muove nel pensiero, nell'aria, nello schermo, ma non sulla carta. Quindi c'è un momento dove tu solo sulla carta hai un dato di riflessione. Ecco, allora io dico, in questa sintesi di persone che non sono laudator, non è un laudator temporis acti, perché uno che guarda avanti De Kerchove non può essere uno che è nostalgico, che però ti dice che la carta c'ha anche, appunto, ha questa valenza imprescindibile. E quello che ha detto Jacopino all'inizio, che il 90, io spero che queste statistiche non siano vere, ma se sono vere è tremendo, che ci si informa solamente su, e questo è un compito nostro, anche educativo, di instillare, e si fanno, e noi andiamo nelle scuole, alle giovani generazioni, di quanto sia importante, certamente internet, ma quanto sia importante la carta stampata, di quanto la manualità, e questo vale per il libro, ma vale anche per il giornale. È un augurio che ci facciamo tutti quanti. Grazie. E a proposito di carta stampata, il settore in Italia soffre da anni di una diminuzione di lettori e abbonati. L'ultimo rapporto del Censis dice che i quotidiani a pagamento tra il 2009 e il 2011 hanno perso il 7% dei lettori, complessivamente 19,2% rispetto al 2007. Sono cifre importanti che in qualche modo mettono i colleghi giornalisti di fronte della carta stampata di fronte a scelte probabilmente epocali. Vittorio Sabadin, vice direttore della Stampa, lo ha citato un attimo fa Ezio Ercole, ha scritto qualche anno fa, credo nel 2007, ha scritto un libro che in qualche modo anticipava una tendenza. Lui, che è un osservatore attento di quello che accade non solo in Italia ma soprattutto nel mondo anglosassone, aveva capito che probabilmente il tempo stava cambiando. Il tempo per certo giornalismo si stava consumando e un tempo nuovo si stava avvicinando. Vittorio Sabadin. Grazie per avermi invitato a questo interessante convegno. Negli anni 90, quando internet cominciò a diffondersi in tutto il mondo, un famoso giornalista italiano che all'epoca dirigeva il Corriere della Sera disse in un convegno che era una moda passeggera che sarebbe presto passata. Questo atteggiamento un po' snobistico, che considerava in quel periodo internet un fenomeno giovanile con il quale si giocava, ma che non aveva alcuno spessore, alcuna capacità con i suoi contenuti di rappresentare una minaccia per la carta stampata, ebbene, io credo che nessun cambiamento tecnologico che c'è stato nell'epoca umana sia stato così sottovalutato, almeno all'interno dei giornali, di come avvenne negli anni 90 quando internet fece la sua comparsa. L'atteggiamento all'interno dei giornali era più o meno del tipo di questo direttore, si pensava che era una delle tante tempeste che i giornali si erano trovati davanti, ma che sarebbe passata. Nei convegni e nei libri si diceva, ma anche quando arrivò la radio si disse che i giornali ne avrebbero subito dei danni da questa innovazione tecnologica. Quando arrivò la televisione si disse lo stesso, però la storia ha dimostrato che i giornali sono sopravvissuti ad entrambe queste innovazioni tecnologiche. In fondo, come ha sottolineato lo stesso McLuhan, ogni nuovo media comincia riempiendosi dei contenuti del media precedente. Quando è arrivata la radio, al mattino i notiziari erano fatti con i contenuti dei giornali, con gli articoli dei giornali. Quando arrivò la televisione replicava il modello radiofonico, con un annunciatore seduto che leggeva un notiziario. L'unica differenza era che gli spettatori, gli ascoltatori potevano anche vedere il volto dell'annunciatore. Però poi ogni nuovo media ha trovato la sua strada, la radio ha capito che i testi dei giornali troppo lunghi non funzionavano e ha elaborato un nuovo linguaggio più breve e più efficace, la televisione ha capito molto presto che all'annunciatore seduto che leggeva un testo si potevano sostituire dei filmati che facevano vedere delle cose molto più interessanti e che hanno determinato lo sviluppo dell'informazione televisiva. L'atteggiamento degli editori e dei giornalisti, che anche internet era una di queste piccole tempeste che sarebbero presto passate, ha determinato una serie di errori e di ritardi di cui i giornali su carta stanno pagando un prezzo e hanno determinato una situazione, a mio giudizio, irreversibile.
In realtà non si è passati attraverso una tempesta, non si sta passando attraverso una tempesta o una situazione che prima o poi passerà ripristinando le condizioni di prima. In realtà si è entrati in un nuovo mondo che ha regole completamente diverse, nel quale la tempesta è continua, i venti soffiano in continuazione, la pioggia cade di continuo e le onde da superare sono sempre più alte. E questo è il clima nel quale i giornali e i giornalisti e il giornalismo dovranno operare nei prossimi anni, ed è una svolta epocale come non c'è mai stata, non si può paragonare questa svolta a quella della radio o della televisione, è un mondo completamente diverso, è un nuovo ambiente nel quale vigono delle regole diverse, è una nuova situazione che sta determinando dei cambiamenti sociali molto profondi. Io non voglio togliere argomenti al professor Sciarra che parlerà dopo di me, ma uno dei miei autori preferiti in questo momento è Nicholas Carr, un americano che ha scritto diversi libri molto interessanti su questi temi, il più clamoroso dei quali era un libro che è uscito un paio di anni fa che si intitolava Internet ci sta rendendo stupidi? E la sua risposta era sì, Internet forse non ci rende stupidi, ma sicuramente sta modificando il nostro cervello. Carr è una persona che è nata nel mondo della carta stampata, ha una cinquantina d'anni, quindi ha cominciato leggendo giornali e leggendo libri. E lui scrive che ha notato che da quando è entrato nel mondo digitale, da quando ha cominciato a leggere su internet, a leggere sul telefonino e ad utilizzare i nuovi strumenti tecnologici di cui tutti noi disponiamo, ebbene ha notato dei cambiamenti nel suo cervello. Ha notato che per lui è sempre più difficile leggere dei testi lunghi, è sempre più difficile concentrarsi a lungo su qualcosa, è sempre più difficile, insomma, utilizzare il tempo per soffermarsi su di un concetto, su di un pensiero. E fa questo paragone, secondo me molto efficace. Lui dice: una volta avevo la sensazione di essere un subacqueo che si immergeva e quindi guardava tutte le cose con calma, nuotava lentamente, aveva il tempo per guardare i pesci, i molluschi, le cose che un subacqueo vede attraverso la maschera. Su internet, dice, mi sento invece come un surfista che passa in continuazione da un'onda all'altra, che è spinto da un vento molto veloce, che lo porta in continuazione a cambiare argomento. Pensiamo noi a cosa ci succede quando siamo collegati ad una pagina internet e si apre la finestrella che è arrivata una nuova email. Immediatamente andiamo a leggere l'email, in questa email c'è un link che ci porta da qualche altra parte e dopo 10 minuti siamo andati in un posto completamente diverso rispetto a quello dal quale eravamo partiti e manco ci ricordiamo più da dove eravamo partiti. Quindi questa sensazione di essere un surfista che passa in continuazione da un'onda all'altra, questa percezione, questa incapacità di concentrarsi a lungo su qualcosa, credo che la possano verificare tutti gli insegnanti in tutte le scuole italiane, americane e mondiali, perché per i ragazzi che stanno a scuola soffermarsi a lungo su un pensiero, su un concetto, su una spiegazione di qualcosa è diventato sempre più difficile, e la distrazione è l'elemento veramente caratteristico di tutte le lezioni. Per gli insegnanti è diventato un inferno riuscire a tenere i ragazzi concentrati su qualcosa per più di alcuni minuti. Non possiamo pensare che questa trasformazione non sia una trasformazione che avrà delle conseguenze proprio nel modo in cui leggiamo le cose. Noi non siamo solo quello che leggiamo, ma anche siamo come leggiamo, e il modo con il quale leggiamo adesso è molto più vicino alla decodificazione di qualcosa che non alla comprensione di qualcosa. Platone, i greci, che sono stati citati anche prima come modelli, erano preoccupati del fatto che la parola potesse essere scritta, che i concetti potessero essere scritti, perché nel momento in cui i concetti sono scritti sono disponibili a tutti e quindi sono disponibili quando servono e quindi non è più necessario farli propri, avere un tipo di educazione che consenta di introspettare quello che si legge e di comprenderlo a fondo, visto che la conoscenza è sempre disponibile. Il mezzo che noi usiamo per comunicare non è neutrale in rapporto ai contenuti che noi esprimiamo con questo mezzo. Anche il filosofo Nietzsche, ad esempio, che viveva qui a Torino, come sapete, a un certo punto della sua vita ebbe problemi di vista, non riusciva più a leggere e quindi aveva difficoltà a leggere quello che scriveva. E quindi comprò una macchina per scrivere e cominciò a imparare ad usarla. Con la macchina per scrivere poteva scrivere anche quando ebbe, quando aveva preso confidenza con il meccanismo dei tasti,
poteva anche scrivere a occhi chiusi e riprese quindi a scrivere libri. Però un suo amico pittore gli fece notare che da quando usava la macchina per scrivere la sua prosa era cambiata. Invece di scrivere testi più lunghi, scriveva concetti più brevi, invece di usare spiegazioni preferiva utilizzare aforismi. E quindi, se voi guardate la produzione di Nietzsche prima della macchina da scrivere e dopo la macchina per scrivere, è completamente diverso, il suo stile è cambiato, il suo modo di rappresentare le cose è cambiato. Quando furono inventate le macchine per stampare i libri, anche il linguaggio cambiò, perché questo portò ad utilizzare frasi più lunghe, concetti espressi più in modo più articolato, e quindi anche l'invenzione della macchina per scrivere cambiò il modo con il quale la gente comunicava e comunica sulla carta stampata. La stessa cosa ha fatto l'invenzione dell'orologio. Pensate a come l'invenzione dell'orologio ha cambiato la nostra vita, un'altra tecnologia che ci ha che oggi ci dice a che ora ci dobbiamo alzare, a che ora dobbiamo andare a letto, a che ora si va al lavoro, a che ora c'è un appuntamento, a che ora dobbiamo fare le cose. Ebbene, anche l'invenzione dell'orologio ha modificato in un certo senso il nostro cervello. Quello che prima era determinato da una scelta che facevano i nostri sensi, ora è determinato da una scelta che viene fatta dall'orologio. Il mondo verso il quale stiamo andando è un mondo in cui i computer saranno sempre più necessari per capire la realtà, per capire le cose, per comprendere le cose, e dipenderemo sempre più dai computer. Nicholas Carr, sempre nel suo libro, fa un paragone secondo me molto azzeccato con il film 2001 Odissea nello spazio, nel quale ci sono degli astronauti, credo che tutti avrete visto questo film, che vanno verso Giove in una navicella spaziale che è governata interamente da un computer che si chiama Hal. E nel film Hal ad un certo punto si ribella alla conduzione degli uomini e uno degli astronauti, l'ultimo sopravvissuto di quelli che Hal nel frattempo è riuscito in qualche modo ad eliminare, lo disattiva utilizzando uno strumento tecnologico veramente dei più semplici, un cacciavite. E mentre Hal viene disattivato parla e spiega all'astronauta di sentire che il suo cervello sta cambiando, che ogni vite che viene svitata e qualche circuito, qualche decina di circuiti che vengono disattivati, e Hal sente che sta per morire. E Nicholas Carr dice: anch'io ho l'impressione che al mio cervello stia succedendo la stessa cosa che sta accadendo, che accade nel film ad Hal. Però c'è anche un fatto, che in questa navicella spaziale che va verso Giove, gli astronauti che dipendono completamente dal computer sono dei computer a loro volta, non riescono a fare delle cose diverse che non siano che non passino attraverso la conoscenza che fornisce loro il computer. Se c'è un guasto nella navicella spaziale, è il computer che dice loro dov'è questo guasto e come ripararlo, è il computer che decide la rotta, è il computer che decide ogni cosa che loro devono fare. E alla fine del film, quando Hal muore, viene disattivato, in fondo, con questo suo lamento, con questa voce che si spegne, rivela di essere lui il vero essere umano, mentre gli esseri umani sono diventati dei computer che hanno bisogno di una macchina per capire il mondo. E questo ci riporta un po' alla situazione dei giornali. I giornali hanno sempre avuto nella storia dell'umanità un ruolo importantissimo da un punto di vista sociale. Sono stati, qualche volta sbagliando, sicuramente con degli errori, con delle carenze fortissime, con delle insomma, carenze che possiamo vedere veramente quasi leggendoli ogni giorno, però bene o male hanno esercitato un ruolo importantissimo nella tenuta democratica dei paesi. E lo vediamo adesso che i giornali scompaiono, lo vediamo adesso negli Stati Uniti, dove moltissimi giornali locali sono stati chiusi, dove giornali importanti come il New York Times, Los Angeles Times sono costretti a ridurre il personale, a tagliare le spese per far fronte alla crisi economica che devono affrontare. Ebbene, nei piccoli centri americani, nei quali c'è sempre stato un giornale fin dalla loro nascita, alla fine dell'Ottocento, quando questi piccoli centri sono nati ai tempi dei cowboy e degli indiani, ebbene, lì c'è sempre stato un giornale. Adesso in molti di questi centri non c'è più un giornale. E tutte le statistiche dimostrano che nei centri dove non c'è più un giornale la corruzione aumenta. Aumenta la corruzione degli uffici pubblici, aumenta la corruzione nella politica, aumenta la corruzione nella polizia, aumentano le disuguaglianze, aumentano
diciamo, tutti quegli elementi di, vengono messi in crisi tutti quegli elementi di tenuta sociale e democratica, proprio perché i giornali questa funzione hanno sempre avuto. I giornali sono essenziali alla democrazia, e questo lo si vede anche al Newseum, che è un museo dedicato all'informazione a Washington. C'è una parete interamente dedicata alla libertà di stampa, dove si vede chiaramente che i paesi nei quali vige una dittatura, nei quali non c'è libertà, non ci sono giornali, non ci sono giornali liberi. Cioè la coincidenza fra la mancanza di libertà di stampa e i regimi non democratici è evidente in tutte le statistiche dell'ONU, e quindi bisogna fare qualcosa. Io bisogna porsi la domanda se questo nuovo modo di pensare, questo meccanismo che sta cambiando il cervello dei giovani. Il presidente Cattaneo prima diceva che lui ancora legge il giornale in vacanza, spero che lo legga anche nei giorni in cui va al lavoro, ma certamente l'abitudine al giornale è un'abitudine delle vecchie generazioni, e non è e non sarà mai un'abitudine delle nuove generazioni. Noi non possiamo pensare che i ragazzi adesso sono distratti, ma che quando avranno 30 anni finalmente prenderanno in mano un giornale di carta e leggeranno editoriali lunghi 90 o 100 righe. Non lo faranno mai, perché il loro cervello sta cambiando, perché si stanno abituando anche loro a fare il surf fra le onde, e non faranno mai i subacquei. È un mondo che cambia, allora bisogna che i giornali prendano atto di questo mondo che cambia. Però i giornali si muovono con lentezza, hanno delle capacità reattive veramente di un mastodonte rispetto al nuovo mondo nel quale sono chiamati ad operare. Bisogna trovare un nuovo modello di business, perché il vecchio modello di business basato sulle vendite delle copie, sulla raccolta pubblicitaria, non c'è più, non esiste più, non se n'è ancora trovato uno nuovo, ma bisognerà farlo. Bisogna che probabilmente anche la politica, i governi, le società si facciano carico di questo problema, cioè di trovare un modo per fare in modo che il giornalismo sopravviva. Io non credo che sia tanto importante che il giornalismo venga ancora rappresentato su dei fogli di carta. In fondo questo modello di business è veramente molto antiquato. Pensate che per stampare un giornale bisogna abbattere un albero, fare con questo albero della carta, trasportare questa carta per centinaia di chilometri con un camion, portarla in uno stabilimento di stampa, stampare il giornale, che nel frattempo è fatto da centinaia, nel caso del New York Times migliaia di persone, stampare un giornale, portare questa carta con altri camion alle edicole e aspettare che la gente con delle automobili vada all'edicola a comprare questa copia di giornale, che legge 20 minuti e poi butta via. Non è pensabile che questo modello di business possa funzionare in un'epoca nella quale le notizie si muovono alla velocità della luce, nelle tasche di qualunque persona con un telefonino, con uno smartphone o con un iPad. Quindi bisogna prendere atto che questa cosa è finita e bisogna inventarsene un'altra. Però non è tanto importante che il giornalismo venga ancora espresso sulla carta, però è importante che il giornalismo continui ad esistere, è importante che esista ancora un filtro, è stato anche detto prima, fra quello che avviene e quello che viene comunicato al pubblico, perché io non credo che i mostri siano figli delle tecnologie. Ricordo la prima pagina di un giornale di Milano ai tempi della strage di Piazza Fontana, il cui titolo era Il Mostro, e sotto c'era la foto di Valpreda. Cioè il mostro non è figlio dell'iPhone, dell'iPad o di internet, è figlio semplicemente di cattivo giornalismo. C'era anche prima, non è un'invenzione dovuta alle moderne tecnologie. Quindi proprio per questa ragione è necessario che il giornalismo continui ad esistere, è necessario che esista un luogo neutrale fatto di persone responsabili che vengono sanzionate dai loro ordini professionali se commettono degli errori nella comunicazione, che svolga questa funzione mediatrice fra la realtà e i lettori. Però bisogna anche che venga preservata la qualità, e purtroppo questo non sta avvenendo, perché i tagli che gli editori sono stati costretti a fare in moltissimi giornali sta cominciando a deperire la qualità dell'informazione. Quindi sono due operazioni da fare subito: salvaguardare la qualità e salvaguardare il giornalismo, ma che poi il giornalismo continui ad esprimersi su carta o su uno strumento elettronico, secondo me non è così importante. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a Vittorio Sabadin.
Nel frattempo è arrivato il vicepresidente del Consiglio regionale con delega sul CORE, con Roberto Placido, a cui piacerebbe dare la parola. Grazie, buongiorno, i saluti, porto i saluti, li ha già portati il nostro presidente Valerio Cattaneo, sono non solo per competenze delega, ma per riconoscere il lavoro che il CORE con questa gestione sta facendo. Io ringrazio il presidente, l'amico Bruno Geraci e gli altri componenti che ci aiutano non solo per le nuove deleghe e le competenze che hanno, a svolgere un lavoro importante sulla parte emittenza e informazione, sulle altre competenze forse per certi versi più percepite e meno vicine ai cittadini, ma non più o meno importanti. Io sono convintissimo, lo siamo come Consiglio regionale, qua c'è anche il collega Buquicchio, Consiglio regionale Piemonte, che non farà mancare attenzione e risorse su questo settore. Noi stiamo accelerando su, abbiamo già effettuato da tempo la dematerializzazione completa del processo legislativo, abbiamo votato, poi lo dico con piacere anche personale come primo firmatario, ma all'unanimità due leggi, il wifi libero, abbiamo appena votato il regolamento e open data, avendo già votato l'open source che porta la nostra regione all'avanguardia a livello europeo insieme alla Catalogna e al Regno Unito, in una realtà che su quel settore vedo una serie di punti di eccellenza, centri di ricerca pubblici e privati oltre Politecnico e Università, quindi noi siamo convinti, la sfida, non bisogna avere paura di new media, la sfida bisogna vincerla e giocarla. Io confesso che mi manca un po' la fisicità del quotidiano, avendo trasferito sul tablet 4 dei 6 quotidiani e con tutti gli aspetti positivi, al mattino uno è già informato, mi manca la fisicità, ma è la nostra generazione, le nuove generazioni, io ho avuto un problema quando mi hanno consegnato il tablet, non c'era il libretto delle istruzioni. Per me è stato, diciamo, adesso come faccio? È evidente che chi ha 15, 20 anni, 12, è un residuato preistorico, quindi la sfida non è solo sotto l'aspetto tecnologico, anzi deve aiutare a vincerla, noi dobbiamo vincerla, dando, poi la parte, lo diceva chi mi ha preceduto, la parte informazione che è fondamentale per una democrazia, i contenuti, questa è la parte tecnologica, ricordo, perché ci lavoravo nella sbornia dell'arrivo di Internet nel 95, metà fine anni 90, che ha tanti danni, ha creato agli editori, ci è voluto un po' di tempo per agli editori e alle concessionarie che se ne occupavano. Io ricordo quegli anni, sembrava la rivoluzione, che poi in realtà non ci fu, stiamo arrivando adesso con le grandi trasformazioni che stanno avvenendo, l'ha detto Valerio Cattaneo. Quanto hanno inciso i new media, internet, la rete, anche sugli ultimi risultati elettorali, sapendo però che è una parte, c'è tutta l'altra parte della società che è ancora affezionata alla TV generalista, che sia pubblica o locale, che vive un momento di crisi drammatica che in qualche modo bisogna prendere in considerazione, perché una democrazia è compiuta e completa quando non solo non viene a mancare il quotidiano locale, che i periodici sono la spina dorsale di una certa informazione nella nostra regione, i periodici territoriali sono una realtà straordinaria, quindi noi c'è la necessità di intervenire su questo, però l'informazione, quindi quella generalista, sia della televisione che della carta stampata, non è sostituita, o almeno per molti anni non sarà sostituita completamente da quello, senz'altro il percorso, il cammino, non sarà sostituita dall'utilizzo tecnologico, che per certi versi è uguale a quello che fu l'avvento dello strumento per stampare, che portò all'esplosione dell'informazione, e
quel tipo di informazione nel giro di qualche anno, non so se hanno ragione gli americani che prevedono entro X anni la scomparsa dei quotidiani. Nel nostro paese ci metteremo un po' di più, arriviamo sempre qualche anno dopo, ma che non vuol dire la scomparsa dell'informazione. Il problema è l'esistenza dell'informazione, informazione libera, democratica, scomoda. Io mi auspico sempre un'informazione scomoda, che sia al servizio del cittadino e non di chi pro tempore gestisce la cosa pubblica. Questa è la speranza. E le nuove tecnologie, e termino il mio saluto per un problema banalissimo, mi scuso, usare la bici e la Vespa si fa sentire anche un po' più giovane degli anni che ci sono, ma comporta anche qualche piccolo incidente, devo andare dal fisiatra che mi deve rimettere un po', ma ritornerò poi dopo. Quindi il ringraziamento e termino al nostro Corecom per il lavoro che fa, compreso questi incontri che non sono autocelebrativi ma sono di approfondimento, che sono due cose diverse, a quanti hanno accettato il loro l'invito, intendo nostro perché il Corecom del Consiglio regionale del Piemonte, quindi a voi tutti, per una riflessione sulla sfida dei nuovi media, che ritengo assolutamente che sia una sfida da vincere, da giocarla tutta e da vincerla, perché non si ferma il progresso, da utilizzarlo, sapendo che poi il prodotto, quello lo fanno gli addetti ai lavori, qua ce ne sono molti, li saluto tutti, come i new media sono da utilizzare, come una cosa in più rispetto alla TV generalista, l'utilizzo anche diversa, come un'opportunità per raggiungere ancora di più, meglio, dare un servizio migliore e verso più persone rispetto a quello che è, non viverla come adesso arriva questo, non c'è più il giornale stampato, no, c'è la possibilità di raggiungere ancora più persone, prima, meglio e non solo con l'edizione, io ricordo ancora tutte le edizioni serali che sono scomparse a un certo punto, no, sono rimaste solo le edizioni del mattino, giornali storici, non solo la stampa sera che ne avevamo a Torino, ma c'è un elenco e adesso con i new media ci permettono di, specialmente la parte digitale, di avere l'informazione veramente in continuo. Io politicamente termino, se della mia tradizione, passavano settimane prima che il vertice di un partito fosse chiamato a dare risposte su un fatto importante. Oggi noi siamo informati in tempo reale e siamo chiamati in tempo reale a dare delle risposte. Io questo lo vivo in termini positivi. Oddio, ogni tanto forse un po' di lentezza non guasterebbe, per uno che si chiama Placido sarebbe anche auspicabile, però siamo tutti chiamati ad essere un pochettino più veloci e voi ci aiutate in questo perché siamo strettamente legati. I new media aiutano l'informazione televisiva, quotidiana, della carta stampata, la politica aiuta l'informazione, a volte anche troppo, ma l'informazione aiuta assolutamente a fare possibilmente una politica migliore, una politica nell'interesse del bene comune, che dovrebbe sempre essere quello l'obiettivo. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vedremo poi dopo, torno un pochettino più dritto che non guasta, c'era un amico prima che mi ha detto guarda che è il centro, e quindi ho detto se te drizzi stai meglio al centro, io sono inguaribilmente spostato a sinistra, lui cerca sempre di portarmi verso il centro dicendo guarda che anche nel pallone si vince a centrocampo, io però non cerco di mantenere fede rispetto a quelle che sono, come dire, le cose personali. Scusate la divagazione, ma penso che anche su un tema serio, importante come questo, fondamentale per una democrazia, un po' di leggerezza non guasta in una mattinata invece di approfondimento. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie al vicepresidente Placido. Ne approfitto perché il vicepresidente Placido ha introdotto un argomento di cui noi Corecom, la collega Tiziana Maglioni, il collega Ezio Ercole ed io stiamo facendoci carico. Placido parlava delle difficoltà che vivono soprattutto le TV locali, che come sapete sono
nostri interlocutori privilegiati in quanto autorità garante per le telecomunicazioni. Ci faremo carico presso l'ufficio di presidenza di chiedere un intervento il più celere possibile perché venga dato in qualche modo ossigeno, venga data possibilità di respiro più lungo, di passare questo momento così difficile alle televisioni locali che stanno vivendo una difficoltà terribile. Voi sapete che per una TV locale il passaggio dall'analogico al digitale terrestre è costato mediamente 2 milioni, 2 milioni e mezzo, che nel Piemonte con una follia totale si è passati al digitale terrestre in due tempi diversi, da prima Piemonte occidentale, poi Piemonte orientale, spaccando in due la regione e quindi addirittura con l'intervallo di un anno e quindi con grande difficoltà per i gestori, gli editori delle televisioni locali. In più a questo si è sommata la crisi epocale della pubblicità che li ha ridotti veramente in grandissima condizione di difficoltà. Riteniamo che ogni voce che si spegne, faccio riferimento a Roberto Placido, ogni volta che una voce si spegne, che racconti la nostra vita, la nostra storia, la nostra regione, la nostra gente, sia un pezzetto di libertà che noi perdiamo irrimediabilmente. Noi siamo convinti, parlo a nome dei colleghi e mio, siamo convinti che aiutare le televisioni locali sia un nostro dovere principe. Noi abbiamo, Corecom, autorità garante per le telecomunicazioni, abbiamo come core business, chiamiamo le conciliazioni, cioè mettiamo d'accordo i gestori telefonici che spesso fanno firmare dei contratti un pochino strani e cerchiamo di mettere d'accordo gli utenti che spesso devono pagare multe salatissime e pesanti pedaggi alla telefonia mobile fissa. Pensate che nel solo 2011 noi Corecom con le conciliazioni abbiamo fatto risparmiare ai cittadini piemontesi 2 milioni e mezzo di euro. Questo per darvi l'idea anche di un aspetto di una autorità garante per le telecomunicazioni spesso taciuto e misconosciuto. Noi vorremmo proseguire su questa strada, ma tenteremo di mettere anche insieme una possibilità ulteriore, perché tutte le televisioni locali che attualmente lavorano nella nostra regione possano vivere in maniera dignitosa, decente, facendo un lavoro che nemmeno la Rai Regione riesce a coprire, perché la Rai Regione ovviamente dovrà lavorare sulle notizie di eccellenza provincia per provincia, ma il racconto delle piccole cose, il racconto del particolare, come vedete faccio di tutto per non parlare del territorio, perché mi sono rotto con questa parola territorio, 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 parlare delle piccole cose, parlare delle persone, del raccontare la loro storia, verosimilmente come lo fanno le televisioni private, le televisioni locali, nessuno lo saprà fare. E adesso, visto che Vittorio Sabatin ha introdotto modifiche addirittura strutturali nella nostra composizione del cervello, immaginate cosa può capitare nel sociale. Quindi, ancor prima però di dare la parola al professor Sciarra, mi piace pensare a un'altra cosa, che nella evoluzione dell'uomo la conquista della parola, ovviamente in milioni di anni, ha comportato letteralmente una modifica strutturale del nostro scheletro, partendo dalla nostra bocca per arrivare sino al diaframma. Il nostro corpo si è modificato per arrivare a quella formidabile possibilità di comunicazione che la parola, così come noi oggi l'abbiamo, la conosciamo e l'abbiamo conquistata. Ma che cosa sta accadendo nel sociale? I new media, in qualche modo, come stanno condizionando il nostro mondo? Professor Ezio Sciarra, che ti prego se vuoi Grazie. Andare, che è ordinario di sociologia all'Università Gabriele D'Annunzio, Chieti, Pescara.
Io ho avvertito nella discussione che ci ha preceduto una presa di posizione molto netta, convergente dal punto di vista degli interventi che mi hanno preceduto, in risposta al quesito che anima questo incontro e che è relativo al fatto dichiarato che la presenza dei nuovi media, in particolare delle tecnologie digitali, dal computer al tablet allo smartphone, producono una differenziazione di fonti informative che per un verso altera e modifica il flusso comunicativo, dall'altro esautora tendenzialmente la carta stampata e la televisione, considerati i vecchi media a fronte dei new media. Questa è un po' la ragione dell'incontro e l'ambito di riflessione che mi sono dato. C'è anche una risposta implicita nella presentazione di questa giornata, quando si dice che in ogni caso non si potrà mai bypassare il contenuto. La sfida sarà vinta non sulla base delle tecnologie in gioco, ma dei contenuti che verranno spesi. Mi pare che in una qualche maniera le argomentazioni profonde e interessanti che mi hanno preceduto sono andate un po' tutte nella direzione di mantenere fermo ed alto lo stile della responsabilità, della cultura, del sistema del giornalismo e della televisione, così come l'abbiamo concepito nella versione migliore, di criticare le sue aberrazioni e di chiedere, alla luce di questa critica, cioè la trasformazione della comunicazione in spettacolo, in buona sostanza, di tradurla nella forma di una migliore e più attenta autoregolamentazione dei vecchi media, televisione e giornali, ma nella necessità di porre regole ai nuovi media, perché la loro capacità tecnologica è certamente efficiente e coinvolgente. Abbiamo visto che attira le nuove generazioni sino a tagliar fuori le modalità delle vecchie, però in una qualche maniera non hanno regolamentazione e dall'altro perdono in profondità, perché la capacità di lettura, comunicazione, scambio che c'è nella rete, l'ha detto meravigliosamente il mio caro Sabadin, di cui avevo letto a suo tempo l'ultima copia del New York Times per Donzelli, quindi ha espresso in un modo che condivido integralmente, come condivido le prese di posizione precedenti, molto equilibrate e molto sagge, intorno alla necessità di non abbandonare la linea portante della configurazione che abbiamo del giornalismo, del buon giornalismo, che però va definito, ci proverò un po', e d'altro canto di non lasciarci abbacinare dal superamento tecnologico che dovrebbe buttar via con l'acqua sporca anche il bambino. Il bambino va comunque salvato, bisogna vedere se c'è un modo di farlo sopravvivere. Dice di nuovo molto bene Sabadin, che è una storia di McLuhan, che io voglio risottolineare, man mano che cambiano i mezzi tecnologici della comunicazione, sono delle protesi delle nostre capacità, non è vero che gli altri vengono abbandonati, vengono semplicemente riadattati, convivono, è un po' come la macchina con la bicicletta col monopattino, il motorino e via dicendo, i quali però possono sopravvivere a condizione di non essere egemonizzati da una modalità che li stravolga, perché il fatto che sopravviva il giornale o sopravviva la televisione e si è sentito anche in un modo abbastanza drammatico predicare la fine, no? Io mi ricordo quando abbiamo fatto alla settimana del giornalismo di Perugia, facemmo venire Philip Meyer, che era quello che aveva predicato la fine dell'ultima copia del New York Times, Ercole se lo ricorda, eravamo insieme, lo facemmo venire insieme a De Kerckhove, facemmo una tavola rotonda insieme e venne fuori che Meyer stesso frenò moltissimo sul suo grafico, perché siccome si avvicinava la data si rendeva conto di aver fatto una previsione troppo perentoria, quindi siccome nessuno riesce a prevedere il futuro, disse a Perugia che tutto considerato sì, ci sarebbe stata una compresenza e che poi le linee di tendenza non sono mai delle leggi obbliganti. Sicché sta anche a noi, questo è un elemento da sottolineare,
essere in grado di vincere la sfida, che sono le organizzazioni delle forze e le capacità umane fino ad ora ad essere in grado di riorientare anche quei flussi che si ritengono irreversibili. Questa è un po' la cornice generale entro cui voglio collocare il tipo di riflessione su questi temi, ovvero una giusta ponderazione dei pro e dei contro dell'uno e dell'altro, servendomi in modo particolare per dare un contributo di lettura dall'interno. Avevo già escluso il libro di Vittorio Sabatin, perché insomma era presente lui, non si lavora su un testo quando c'è l'autore, ma ho lavorato su tre autori recenti di cui ho compulsato i testi, e in modo particolare questi lavori sono quelli di Pratellesi del 2008. Pratellesi è un giornalista online che oramai dà per scontato che online sia irreversibile. Prima ha portato online tutto il gruppo Monti, Rissa e Serra, tutti quei giornali, adesso lo è per il Corriere. Quindi diciamo che ognuno di loro, che io utilizzo come presentificandoli per farli partecipare al dibattito, insomma la mia logica è quella di animare un confronto di prospettive di cui si è sentito da parte dei protagonisti diretti qual è la presa di posizione. E siccome sono uscite delle pubblicazioni recenti su questi temi, è bene che, anche per vedere quello che circola nell'editoria, si diano le prospettive di costoro, che sono delle prospettive molto diverse, molto differenziate. Le ho scelte apposta per alimentare il dibattito e la riflessione sul tema generale che ci siamo dati, cioè la sfida dei nuovi media e il giornalismo, e quindi il futuro del sistema della comunicazione pubblica in buona sostanza. Allora, Pratellesi ha pubblicato per la Bruno Mondadori nel 2008, poi c'è uno del 2009, uno del 2010, altri autori, ha pubblicato New Journalism, teorie e tecniche del giornalismo multimediale, dove evidentemente il primo termine preso in considerazione è il fatto che tutte le risorse espressive della comunicazione giacciono sul multimediale, nel senso che un'unica piattaforma ormai, consentita dalla tecnologia, consente di mettere insieme la scrittura, l'oralità, l'immagine. In questo caso, sulla condizione multimediale, considera che, tuttavia, la professione del giornalista non è cambiata. Cambiano solo le modalità e l'organizzazione del suo lavoro. Quindi direbbe in buona sostanza: io sono forse la massima espressione. Prima, con l'esperienza diretta che ha avuto portando già dal 97 online il gruppo Monti Riffeser, quindi La Nazione, il Carlino e il Giorno, dal 2002 responsabile dell'edizione online del Corriere della Sera, e insegna teorie tecniche dei nuovi media all'Università di Siena. Sicché, come elemento rappresentativo di un mondo che dice, oramai, dopo un decennio di sperimentazioni che vanno dagli anni 90 al 2000, è irreversibile il processo online, tutto andrà online, insomma lui è più meyeriano di Meyer, per caratterizzare la posizione. Però dice, non crediate che il passaggio a questa tecnologia diversa, digitale invece che cartacea, e dell'inchiostro, sia un'alterazione del mestiere del giornalista, perché anzi lo tiene molto fermo. E quando lo qualifica, perché ne dà una definizione, tra l'altro, per chiudere una parentesi veloce, il compito che mi sono dato in questo caso è la configurazione del giornalista o della sua professione, perché i mezzi alterano e articolano le modalità di farlo, ma proprio perché si è detto in partenza dipenderà dalla qualità dei contenuti, dipenderà dalla qualità degli uomini che fanno quei contenuti e di quale profilo si danno. Peraltro, molto rapidamente voglio ricordare, partecipammo con l'ordine dei giornalisti un'esperienza formativa con la mia università, tra altre cinque in Italia, per cui mi sento un po' a casa, insomma, ecco, con l'ordine dei giornalisti è una corresponsabilità del profilo formativo, diciamo, è un elemento di riflessione interessante non solo per tutti noi in ordine a quello che accade tra vecchi e nuovi media, ma anche il momento di pensare se è possibile qual è
il tipo di obiettivo, qual è il tipo di configurazione, che altrimenti facciamo solo la difesa di un'idea generale, ma generica in questo caso non può più essere. Allora cosa ci dice Pratellesi? Dice: non è che andando online il giornalista sia cosa diversa. Il giornalista oggi più che mai, anzi, leggo testualmente, deve informare, interpretare, quando possibile divertire, col compito di dare le notizie che vale la pena di dare. Quindi col compito di selezionare, gerarchizzare le notizie per tutti coloro che non hanno tempo, professione e mezzi per scegliere tra i fatti del giorno quelli rilevanti. Precisa la cosa. Ma non è che si sia andata ai mezzi termini. Si è detto come si rivendica una condizione. Io poi ho dovuto trovare delle denominazioni per distinguere tutti e tre, perché poi la devo sintetizzare una posizione del genere. Questa è una posizione categoriale, dico io. Perché categoriale? Perché se mi dà l'agenda setting, mi dice i criteri di selezione, mi dice la gerarchizzazione, lo faccio per quelli che non hanno, non ha detto sono più ignoranti, non hanno tempo, non hanno modo, sono interessati, ma comunque non è il loro mestiere, e io lo faccio per loro. Quello che in genere è passato anche nel nostro discorso come il problema della mediazione, deve essere mediato. Ma in questa maniera rivendica una funzione pedagogica? Una costruzione della linea di tendenza dell'opinione nello spazio pubblico? Una preindicazione, una prefigurazione di qual è il campo informativo che può formare l'opinione pubblica? E questo è stato detto in un modo un po' preciso, a cui non do né meriti né demeriti, lo prendo per quello che ha detto. Poi però dice, questo non è cambiato, anzi oggi lo deve essere più che mai. Quindi lui immagina in qualche maniera che nell'online si utilizzeranno altri strumenti, adesso vedremo quali, modificano la professione, la flessibilizzano, le impongono di operare sulla misura dei mezzi che adoperano, quello che dice molto bene Sabatini, dice in fondo c'è una mutazione del cervello, certo, c'è mutazione del cervello, l'uomo, diceva Nassagra, è animale che è iromane, quando è riuscito a operare col pollice oppositivo, ha articolato nel cervello le condizioni del senso motorio, è diventato quello che è, mettendosi in piedi e lavorando col pollice oppositivo. Cioè noi lavoriamo sul nostro corpo in relazione all'ambiente e dall'interazione che ne nasce si modifica insieme la mente, il cervello, che è il supporto materiale, e la prassi. Allora in questo caso, dice il nostro Pratellesi, anche in questo caso io sono costretto a dover ammettere che il modus operandi e anche la pratica quotidiana e l'organizzazione del lavoro mi cambiano perché io devo avere a che fare con mezzi diversi, ma non il modello generale del compito del giornalista che ha classificato come categoriale. E quali sono questi campi di nuova articolazione alla luce dei nuovi media? Li diciamo rapidamente, ma si capisce subito che sono solo un meccanismo di flessibilizzazione di un punto centrale forte, che è quello che ha delineato prima, che ho detto è categoriale. Per cui questa posizione io l'ho già a mia volta considerata come un giornalismo categoriale flessibilizzato. Mi basta dire quali sono gli elementi di flessibilizzazione e abbiamo evaso la prima posizione. Gli elementi di flessibilizzazione sono molto semplici. Dice, i media tradizionali, carta stampata e televisione, considerano le notizie e la loro interpretazione in un prodotto ogni volta finito e conchiuso. Si può fare un aggiornamento nel quotidiano del giorno dopo, nel telegiornale della sera successiva. Ma con la tecnologia digitale in tempo reale si ha un continuum, quindi mentre si lavora per intervalla nel discontinuo, diciamo, che non comporta che non ci si possa ritornare più, quindi una circolarità operativa c'è, però è comunque in un discontinuo, invece con le nuove tecnologie digitali si ha un continuo, un work in progress, continuamente aggiornato e modificato in un flusso che segue l'evolversi degli avvenimenti senza che esista mai l'ultima versione.
si capisce quella differenza, no? Da un lato la costruzione di un prodotto compiuto, anche se rivedibile, dall'altro un prodotto che per definizione è in disequilibrio fluente permanente, sembra la teoria dei sistemi di Prigogine. Prima modifica. Secondo, la possibilità di disporre contemporaneamente di computer, videocamere, registratori digitali consente contenuti multimediali su uno stesso supporto, utilizzato per cercare notizie, verificarle e approfondirle, mettendo insieme registrazione orale, registrazione video, commento, interpretazione, verifica e reperimento delle fonti, in un modo multimediale in cui tra l'altro, questo è importantissimo, nella contaminazione delle fonti e dei linguaggi non posso essere più lineare, ma devo lavorare su un ipertestuale con dei link compositi, nell'articolazione multipla dei rinvii che si vanno testi e contesti multipli. Quindi si capisce anche la differenza, da un lato un meccanismo lineare, da un lato una separatezza dei canali di linguaggi mediatici, dall'altro invece una interazione multipla ipertestuale. Ancora, grazie ai dispositivi wireless l'informazione ci accompagna sempre e ovunque, il tablet di cui si è detto, il cellulare, lo smartphone, eccetera. E quindi, mentre l'informazione, televisione, giornale, è comunque in una geografia definita culturale oltre che fisica, qui l'informazione è ubiqua, non ha luogo, non ha riferimento. Contemporaneamente al fatto che siccome l'escursione con la globalizzazione è a tutto raggio, si contrae il tempo e lo spazio, come sanno tutti quanti, in occasione del passaggio che abbiamo fatto dalla condizione locale alla condizione globale per tentare di recuperare il locale. Ma lui in questo passaggio dice il globale ci spiazza, è ubiqua, non è locale. Ancora, e vado alla conclusione, con l'avvento di Internet nascono forme di informazione partecipativa, il citizen journalism, creativa, personale, dai blog alle reti sociali, e quindi si è aperta la strada per un nuovo giornalismo in cui anche il lettore, grazie alla sua partecipazione, al suo contributo interattivo, può avere una sua centralità. Di che tipo? Contribuendo, leggo testualmente, contribuendo al processo di costruzione dell'agenda setting del giornale, perché prima ci ha detto il profilo professionale intatto lo faccio io, e lo faccio gerarchico, e lo faccio selettivo, e no, io forse sto accentuando un po' i termini, perché leggendo testualmente cosa succede, e come diceva il vecchio Socrate, non voleva neanche la scrittura, Sabrina ha fatto opportunamente una perorazione, un'apologia della scrittura, che consente la riflessione, quelle che è verde, credo quello che abbiamo detto tutti noi, però più importante è la cultura orale, Socrate si prefisse di non scrivere mai niente, perché purtroppo la carta, una volta che imprigiona il pensiero, interrogato non risponde. E quindi io voglio l'elaborazione dialogica interattiva, non quella mediata, quella immediata, face to face, persona a persona, in cui sono capace di esporre le critiche e le argomentazioni in un grande dialogo aperto ma permanentemente critico. Credo che sia questo il fondamento della democrazia, e forse una parte di giornalismo l'ha ereditato, come Socrate del XX secolo, che è il nome del mio buon popper che ho studiato a lungo, e che sarebbe insieme il cane da guardia e il quarto potere, in cui il quarto potere è utilizzato per fare il cane da guardia. Quindi già sto scoprendo le mie carte, è un socratismo di ritorno in cui anche l'oralità deve essere l'elemento preponderante in rapporto agli elementi della scrittura. Allora, siccome la scrittura poi maledettamente fugge ai contesti, alle revisioni, alle obiezioni, alle puntualizzazioni, io sto imprigionando il nostro povero Bratellesi sulle sue parole. No, naturalmente, come sempre succede, nella classificazione, soprattutto se lo fa un universitario che a sua volta ha 10.000 colpe come tutti gli altri uomini, evidentemente nel fare la rassegna classificatoria di scritture si può immaginare quanto ne fissi gli elementi, perché deve elaborare una rassegna scientificamente fondata senza alterarla. Allora, in questo caso
Lui dice che è vero che il citizen journalism o giornalismo partecipativo finalmente ci apre al rapporto col lettore, che finora la televisione e la carta stampata non accettano benevolmente. Ma in che modo lo recepisce? Lo recepisce nel senso che, dato il suo contributo, può avere una centralità contribuendo alla costruzione dell'agenda setting del giornale, che prima subiva solo come recettore. Ma non è che gli dia un protagonismo che sia di tipo o integrativo o sostitutivo. Questa posizione la vedremo successivamente in un altro libro. Da ultimo, ricorda la vantaggiosità del giornale online e di come un messaggino su internet ha fatto scoppiare il Sexgate di Clinton, in cui il grande Newsweek è stato buggerato sul tempo dal Drudge Report, che aveva annusato che un redattore di Newsweek conosceva la faccenda di Clinton con la stagista. Ma mentre loro stavano controllando le fonti per fare giornalismo, lui li ha bruciati e li ha costretti a inseguirli. E lui dice: questa è un'altra delle cose, il tempo reale comporta bruciare chi per motivi tecnologici o professionali è un pochino più lento, e se il bruciarlo, questo l'avete detto voi molto meglio di me, significa lanciare la notizia, fare il grande scoop, in quel momento hanno venduto un sacco di copie in più, si sono attirati l'attenzione mondiale, dice, però purtroppo se qualche cosa poi in un'altra circostanza va male, come voi avete ricordato, quando non è vero, significa che è uno degli elementi a rischio di questo gioco che stiamo giocando. Io sto interpretando, il giorno in cui mi incontrerò di persona, non lo conosco, con Pratellesi, al suo tempo leggendo Sabatini, me lo presenti quando vuoi. Ah, ma io, sai, gli voglio bene in partenza, nel senso che ogni essere umano ha diritto a essere considerato pari in partenza, perché abbiamo tutti i pregi e tutti i difetti. La nostra uguaglianza sostanziale è data dal nostro fallibilismo radicale, non dalla nostra grandezza. Allora, in questo caso, lui mi dirà le sue cose, io gli dico le mie, ma non lo sto prendendo, forse la modalità di presentazione delle idee che io ne faccio a pretesto critico, no, lo sto considerando come una, scusate, Bruno Mondadori e l'online del Corriere della Sera, facciamo un dibattito sui new media, lo abbiamo convocato, ma non è un convocato di pietra, è un essere umano di carne ed ossa che stiamo aspettando perché faccia un dialogo socratico di buona oralità interattiva diretta. In questo caso, allora, il punto d'approdo finale è di dire che l'informazione diventa personalizzata, inarrestabile e costringerà alla rincorsa, alla velocizzazione progressiva. Questa è la posizione del nostro amico Pratellesi. Vi anticipo che ce ne sono altri due, ma non voglio rubare più tempo più di tanto, perché poi l'universitario deve fare il lavoro filologico, non è che possa andare molto a braccio, però tenterò di essere velocissimo perché soprattutto il terzo, vi anticipo, gode di più di una mia personale, perché non facciamo la rassegna settica che poi io non mi pronuncio, gli altri sono stati molto leali e molto schietti nel dire qual era la prospettiva. Io la voglio dire ugualmente, in parte l'ho anticipato, sulla terza posizione che è del 2010, non l'ho messa apposta da ultima per favorirmi, ma diciamo, siccome lui ha pubblicato per ultimo il 2010, diciamo mi ritroverò un po' meglio con le posizioni del terzo libro. Vediamo il secondo. Il secondo libro è del 2009, di Pratellesi del 2008, ed è un libro pubblicato per La Terza di Giuseppe Granieri, che tra l'altro è collaboratore del Sole 24 Ore, per dare a ognuno un proprio punto di riferimento, il quale scrive Blog Generation per La Terza. Si è sentito quello che gli amici hanno detto prima, dei blogger eccetera eccetera. Vediamo uno che ha un cult del blogger, cioè questo, diciamo, abbiamo un amore apertissimo verso i blogger. Allora dice che la grande rivoluzione si è creata quando è nata la capacità dell'intelligenza collettiva. Henri Lévy, 1996, Feltrinelli, lui lo riprende pari pari, nel senso che
quando nel blogger è stato consentito la possibilità di portare una condizione di testimonianza diretta, personalizzata, il diario di cui si diceva, ma che non è solo un diario intimo, incomincia a diventare via via con i link diario pubblico, perché ognuno degli elementi contenutistici può essere commentato, poi può essere interfacciato tra i vari blogger e finalmente ci sono pure parole chiave per tentare di fare la sintesi di tutti gli attraversamenti. In questo caso, dice Giuseppe Granieri, che il web è una grande occasione per il giornalismo, per renderlo migliore. In che senso? Più democratico, perché non è un'informazione prodotta da organi separati, ma un'integrazione diretta delle attività umane in una intelligenza collettiva che produce informazione diffusa, che ritorna, parte e ritorna nelle mani di ognuno, nelle interazioni con l'altro, un giornalismo partecipativo che finalmente si scioglie da tutti i processi editoriali. E ama, come nel caso di Dan Gilmore, che gli piace moltissimo, che di tanto in tanto, per cambiare la professione del giornalista e articolarla facendo ancora il suo mestiere, ma anche con quello dei blogger che gli contendono il campo, che vuole un sistema misto, perché vorrebbe che la professione del giornalista fosse tale da avere l'umiltà di ascoltare e condividere le critiche dei lettori come si fa nei blogger, e dall'altro di accettare che qualche blogger faccia il giornalista, per cui alla fine vuole che gli uni e gli altri si cambino di ruolo. Naturalmente è tutto immaginifico, chi l'ha detto che lo fanno, però lui dice in qualche caso è avvenuto. Per esempio Dan Gilmore, che lui cita, è uno particolarmente rappresentativo come analista politico, però è un tecnologo della Silicon Valley. Allora si è messo a fare il blogger, il giornalista, sottraendosi alla sua posizione di comodo, di tecnologo puro. Amerebbe che questo sistema misto funzionasse. Dal giornalismo si avrebbe la capacità di categorizzazione, di cui si diceva prima. Dal blogger la capacità di ascolto interattivo di tipo orizzontale, invece che di tipo verticale. In questo caso ama considerare che la democraticità nasce dalla possibilità di operare in un'intelligenza collettiva, che però io mi sono dovuto interpretare, io faccio anche l'epistemologo. E allora, siccome ha detto questo, che la sua condizione di democraticità, dice Derek de Kerckhove nella prefazione che gli ha fatto, non è una democraticità politica, ma è la democraticità dell'umanità. In che senso? Che siccome sono sottoposti a controllo incrociato i blogger, ritiene che accada quello che accade nella oggettività scientifica, in cui in buona sostanza, esponendo a critica qualsiasi risultato, tutti lo possono verificare, e se c'è il consenso intersoggettivo, quella è democraticità e insieme l'approssimazione maggiore alla verità. Cioè lui fa un ragionamento sulla oggettività tendenziale della massa critica, tutti sappiamo peraltro che intorno al 2004-2005 il numero è diventato sufficientemente ampio da superare la massa critica di autoregolazione, perché fino a che sono pochi, procedono in ordine sparso. Come succede nelle società delle api e delle formiche, quando nasce la massa critica, nasce un meccanismo di autoregolazione sistemica. Quindi lui dice, in parole povere, che i new media sono buoni perché portano un giornalismo più democratico, più aperto, più verificabile, più condiviso, e vuole il giornalismo partecipativo nella blogosfera, alternando il giornalista e blogger l'uno nelle posizioni dell'altro. C'è una chicca che mi risparmio per la parte finale del mio intervento, perché Derek de Kerckhove, buon amico, nella prefazione che gli ha fatto, un po' entusiasta di tutta questa prospettiva dell'universo aperto, dell'intelligenza collettiva, in cui finisce l'individualismo della grande firma, eccetera, diciamo, ha detto una cosa che francamente va nella direzione di quello che di nuovo diceva Sabatini, se magari l'auspicio di quello che stiamo cercando è che le macchine, facciamo le macchine talmente ben fatte che la tecnologia pensa per noi. Poi c'è un passaggio di questo genere, ma per il momento è finito. Allora,
quest'altro è più facile da enunciare, c'è il libro di Sergio Maestrello, che è il coordinatore editoriale di Apogeo Online, che è il webzine di Apogeo. Anche lui docente a contratto di giornalismo e new media all'Università di Trieste. E scrive il libro per Apogeo, di cui è compartecipe la Feltrinelli, come sappiamo, nel 2010. Il titolo è Giornalismo e nuovi media, l'informazione al tempo del citizen journalism. Che cosa dice Maestrello? Dice che c'è stata la grande rivoluzione che ha spiazzato tutti e consiste nell'avvento, dopo il 2000 avanzato, del web 2.0, il quale ha consentito di fare una cosa che prima era riservata a pochi, alle aziende, all'editoria, a chi aveva molti soldi, ed era di crearsi i siti con dei software di autopubblicazione. Questo è palese che è andato in questa maniera. Lui lo ricorda. E in questo caso, a partire dalla posta elettronica, al trasferimento dati peer-to-peer, cioè tra pari, e poi tutto il sistema del blog, il wiki, i metaps, Twitter, YouTube, Foxonomy, che vi sto a risparmiare, tutto è consentito dal fatto che, con soldi pochi e quasi gratis, con meccanismi molto automatici, disponiamo di software di autopubblicazione. Infatti nel blog c'è il tasto pubblica e quello pubblica. Non solo, ma ogni singolo contenuto attraverso i link, in modo particolare con Wiki, che cosa consente? Consente l'intreccio trasversale con tutte le parole chiave. Quindi non è che costruisce un'enciclopedia, costituisce un campo di riconoscimento partecipativo. E con Folk Taxonomy, che è la tassonomia, la classificazione voluta dal popolo, vedendo le varie parole chiave, si sta facendo sempre più stretta la corrispondenza dei parole chiave con i loro contesti, in modo da disporre di una sorta di cifra o di decifrazione disponibile per tutti, per ottenere parità di ampiezza di condizioni senza differenziazione della parola chiave, cioè l'accordo sulle parole chiave. Voi capite che un meccanismo di classificazione del genere, ai fini dell'informazione, poi pensiamo all'interpretazione e poi pensiamo all'orientamento, sono cose che attengono al giornalismo, almeno nella mia prospettiva, cosa succede? Che insomma non ci sono termini di confronto, perché chi è che può andare a prelevare informazione, comunicare, verificare, controllare, linkare e costruire il sistema di tutte le possibili interconnessioni? Voi mi dite, una rete di questo genere, vi ricordo che oramai nella vicenda in modo particolare di Facebook, che è andata in quotazione anche se pare che abbia deluso, stiamo parlando di milioni, 40, 50 milioni, cioè è un continente intero, cioè oramai, quelli hanno superato. Vi ricordo da dove era nato, tra l'altro queste cose sono banalissime, era nato dal fatto che mettevano in rete gli annuari dei college americani, sarebbe come dire le fotografie della nostra scuola media, per ritrovare l'amica facevano il gioco, adesso eleggiamo la reginetta della terza C, dove c'ero anch'io, sono partiti in questa maniera ed è diventato un social network generalista capace di attrarre la complessità e la pluralità di tutti gli interessi. Voi capite che entrare lì dentro, dal punto di vista della capacità di informazione e di incidenza interattiva, diciamo, non ha termini di confronto. Naturalmente, Wiki è la più importante, Twitter si è detto è una via di mezzo tra l'SMS e il social network, però ha prodotto una serie di cose importanti, di cui ricita il nostro amico Maestrello, dice in fondo, con Twitter si è fatto un giornalismo terrificante quando, nella precisione, nell'estate del 2009, alle urne in Iran, dopo la vittoria di Ahmadinejad, tutti gli oppositori verdi di Mousavi poterono denunciare i brogli elettorali, scegliere in piazza e iniziare quella rivoluzione verde che poi abbiamo visto nel Nord Africa anche nelle primavere successive. Mentre un blogger che era presente, questi sono sempre casi singoli, non è che capitano ogni giorno, ma vengono citati ovviamente per enfatizzare la capacità del mezzo. È un blogger di cui si ricorda, naturalmente, la fotografia del 27enne Neda,
la donna ammazzata, e ci ricordiamo tutti, in occasione della repressione iraniana, è stato un elemento di confronto sul piano mondiale molto più di decine di campagne politiche e giornalistiche. In questo caso lì era il Citizen Journalism, in quel caso era una rivoluzione animata su Twitter, e su Twitter hanno lavorato i giovani contro le oligarchie e le dittature nordafricane della rivoluzione verde. Mentre si cita il caso di un blogger che sempre nel 2009 si chiama Alberto Macaluso, detto Raben nel nickname, il quale è riuscito a penetrare il mondo intero per aver anticipato a Viareggio l'esplosione della stazione e ha denunciato questa apocalisse, tanto che quando è arrivato il redattore del Tirreno ha detto: per favore dammi una mano, fammi il fotoreporter, perché se no io non riesco a fare il pezzo. Quindi una forma di coinvolgimento in cui il blogger e il Twitter hanno determinato un'onda non solo informativa, ma anche di capacità notevole di intreccio con la modalità giornalistica e con la mobilitazione. Sicché alla fine conclude il nostro maestrello, arriva una tesi. Dice: finora io vi ho enfatizzato, si chiama il libro, Giornalismo e Nuovi Media, l'avvento del Citizen Journalism è ciò che è importante dal mio punto di vista. Quindi blogger e Twitter, social network, tutte le risorse della rete, tutti i modelli aggregativi, tutta l'intelligenza collettiva, va tutto bene, però che resta al giornalismo? Invece di concludere vada oltre i termini della sua durata, dice: no, no, resta una cosa importantissima. Qua sono molto d'accordo con lui, io scopro le mie carte. Perché? Siccome l'informazione è aumentata negli ultimi 20-30 anni più del doppio di quello che è successo all'età della pietra ad oggi, siccome le differenziazioni dei pubblici e degli interessi si sono diversificate in una maniera tale da ricomporre anche una sorta di Babele, scusate, come faccio, questo è Umberto Eco, lo dice anche meglio di me, come faccio nella ridondanza, nel sovrabbollamento dell'informazione a districarmi, a orientarmi? Mi serve una bussola. Allora il problema non è, oltre a belle cose che è il Sabatin, che c'è una forma di atonia mentale intorno al fatto che io navigo di onde in onde e non ho tempo per riflettere, tutto perfetto, ma c'è un'altra cosa, è la condizione di acentricità interpretante, perché nel flusso informativo sovrabbondante io non ce l'ho più il discrimine e non capisco neanche ciò che è vero e che è falso, tant'è vero sulla stessa internet di tanto in tanto esce il sito come smascherare le leggende metropolitane, cioè si debbono fare il vaccino da soli per non essere impagnati in ciò che ormai è indecifrabile a qualsiasi mente. Allora dici: giornalismo c'è una nuova professione. Pratellesi dice la stessa di prima applicata ai nuovi mezzi e diventa più flessibile, questo dice una nuova professione. Qual è la nuova professione? Ve la leggo. Io l'ho già sintetizzato, il giornalista mediatore, che non ha la vecchia accezione, uno che media il filtro tra il pubblico e la fonte. Qua mediatore significa un'altra cosa, lo dice in una maniera molto precisa ed è anche abbastanza convincente. E dice: cresce la necessità di una figura di mediatore, indipendente, che possieda alti strumenti tecnici e culturali per discriminare, per fare sintesi, per gettare ponti tra le specializzazioni, per comporre scenari. Le parole sono pietre, questo è un rigo, ma ognuno di questi comporta 10 ore di chiarimento. Io non faccio uno sforzo ermeneutico eccessivo nel dire che questa nuova figura, che deve, si è detto prima, deve diventare, diceva anche il Presidente, più tecnico e giornalista, perché il giornalista generico non funziona. Qua veramente dovrebbe diventare non generico nel senso superficialità, ma trasversale e onnicomprensivo nel senso che non perde il baricentro del sistema, quindi diventa un analista politico, per Dio, quando lui ricomporre i scenari. Ma l'analista di scenari o è un'intelligence dei servizi segreti o è un grande giornalista, diciamo francamente, oppure qualche professore universitario che si diverte a domandarsi qual è il nostro zeitgeist, cioè qual è il senso del nostro tempo.
Se uno dà una risposta di questo genere, non si perde per i fili secondari, va al centro e riunifica ciò che è separato. E nella massa enorme delle differenziazioni dei pubblici, dei linguaggi e della sovrabbondanza dell'informazione, getta i ponti. Quindi il mediatore, in questo senso, è uno che non è che faccia solo la traduzione per il largo pubblico, non fa semplicemente il raccordo tra il sapere comune e il sapere specialistico, è un super specialista che decifra a favore di tutti gli altri. Questa figura del giornalista mediatore, nell'età in cui non c'è più il discrimine per l'eccesso di informazione della rete, non è male, perché rivendica una figura nuova che non esiste, che il sistema non si dà da solo perché non si autoregola e che deve essere fatta da un'intelligenza di primissimo ordine. Naturalmente di che genere? Qua aggiungo io, risottolineando quello che ho anticipato. Naturalmente deve essere eticamente orientato in un profilo professionale, talmente dichiarato e riconoscibile che non è che possa dar luogo ad equivoci. Delle due figure, il cane da guardia e il quarto potere, deve essere il cane da guardia utilizzando il quarto potere non cessante, perché se gli affidiamo la ricomposizione mediativa che getta il ponte tra gli specialisti, sembra addirittura questo un problema della nostra epoca quando si parla della scienza olistica, no? Tutti i medici, ormai lo sappiamo, sono diventati talmente esperti che grandi nel loro specialismo non riescono a capire nulla appena si parla di un passaggio successivo, succedono drammi. Allora nasce il problema di ritrovare un generico che non è più il generico, deve essere un superclinico, quello famoso del fiuto clinico, che sia in grado di raccordare le membre sparse di un mondo che si è troppo disarticolato, che è la rivendicazione di una cultura umanistica alta e forte, che è anche tecnologica e scientifica, ma è uno scienziato di alto livello in cui il giornalista, insieme agli accademici, se mi consentite, che sono anche loro uomini da tanti peccati, rivendica una volta tanto una funzione per l'umanità, che era quello che Husserl diceva all'inizio del Novecento, quando parlava della crisi delle scienze europee, un funzionario dell'umanità. Lo so, è una mira alta e forte. Professore, devo chiudere? Sì, per favore. Capisco, perché, grazie. Ha ragione. Grazie. Allora, questo quadro si è completato, voglio solo rendere un piccolo moto di critica a questo incontro, deliziando gli amici con il raccontarvi l'esperimento Alice che contraddice quello che dice Kerckhoff. Kerckhoff dice, certo, con la maggior precisione e flessibilità delle ricerche, non solo facciamo un indice dei testi ma anche dei contesti. Nei log potremmo venire prossimi allo sviluppo di motori di ricerca, perché classifichiamo tutte le modalità dei testi e dei contesti, in cui arriviamo al tanto sospirato web semantico. Quello ci ammazza tutti se arriva, ma va, vi avverto prima. Dice Kerckhoff, che penserà per noi, favorendo configurazioni di temi e associazioni estremamente coerenti ed accurate, perché in grado di interpretare anche i differenti contesti delle parole chiave. Cioè il web semantico significherebbe che finora abbiamo un web enunciativo, cioè in grado di trovare le correlazioni termine a termine, ma si incomincia anche a interpretare, dato che tutto si può dire del giornalismo, perché racconti i fatti è un fatto enunciativo, ma se lo interpreta, e mi pare che il giornalismo non ne voglia fare a meno, nell'università, diciamo almeno quello gli va rivendicato come una dimensione talmente specifica non sostituibile, qualunque cosa faccia. Ma se esce il web semantico, la rete veramente andiamo alla prospettiva della macchina che si autoregola. E allora vi dirò l'esperimentalice in cui, per nostra fortuna, il web semantico non solo non c'è, ma lo stato attuale non può esserci. L'esperimento fu questo. Traduzione al computer di termini enunciativi semplici. I più semplici possibili sembrano quelli dei bambini alle prime armi dell'inglese che dicono il libro è sul tavolo, traduci, che Google l'avete visto, vi fa la traduzione immediata, fa la corrispondenza enunciativa termine a termine, dice the book is on the table. Ragazzi, ci ha fatto fuori, ci ha sostituito.
Però, siccome poi gli accademici sono anche un po' giocherelloni, dice, vediamo un po' se è in grado di fare un'operazione di traduzione semantica, cioè dove è in gioco il significato, il senso che il giornalista deve può dare alla ricostruzione, alla possibilità di gettare il ponte, ad analizzare scenari, quello che abbiamo detto prima, che mi convince, sempre dalla parte ovviamente del lettore o dell'uomo qualsiasi o del più fragile, perché il suo quarto potere lo deve adoperare per far cara da guardia e non per mangiarsi le pecore. Allora, detto questo, mangiarsi le pecore sono quelli che avete denunciato pure voi, per vendere un po' di copie in più sbatto il mostro in prima pagina, si cita sempre, questo è il mangiarsi la propria pecorella, perché la deve difendere. In questo caso, che gli fanno tradurre? Gli fanno tradurre questa frase del Vangelo. Lo spirito è forte, ma la carne è debole. Parte Alice, più grande, no? Computer, elabora, ha tradotto. Il whisky costa caro e la carne è a buon mercato. Perché? Ma dal punto di vista della sua logica, di scemo veloce, è andato benissimo. Perché ha detto, lo spirito, classificazione delle voci, può essere Celestino V, mio grande conterraneo, anima mistica, può essere lo Spirito Santo, ma poi dice però la carne, ma forse è una cosa che si mangia. Allora dei vari spiriti sarà l'alcol, siccome l'alcol più forte è whisky, quindi è whisky. Se fosse stato in Abruzzo, noi abbiamo il Centerba a 72 gradi, avrebbe tradotto il Centerba costa caro e la carne a buon mercato. No, ci giochiamo, ma sono cose serie. Voi capite che anche un bambino di 5 anni con alcuni ritardi non ci casca fino a quel punto, no? Una decifrazione semantica se la dà. Questa è la grandezza ancora del personale umano giornalista, ecco, voglio dire. E che cosa ha continuato a fare? Dice poi, se è forte, stiamo parlando di cose alimentari, sarà nel mercato, che è in genere il link più sopravvalutato, no? Di che devono parlare? Degli interessi. Allora dicono, la carne è a buon mercato e quindi forte significa che costa caro, quindi ha fatto una traduzione bellissima, ma il web semantico è dimostrato che non c'è. Grazie, grazie professor Sciarra. Ci rimane qualche minuto, se qualcuno volesse intervenire sarà un piacere sentirlo. Devo dire che una mattinata così ho offerto migliaia di spunti. Qualora voi voleste, ditemelo, se no riterrei. Ma per esempio c'è il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte. Scusami, Senigallia, tu sei. Ok. È il comandante territoriale. Sei il comandante territoriale. Vabbè, ok. Allora, grazie della vostra disponibilità, grazie per essere stati con noi per un tempo tutto sommato non eccessivo. Grazie ancora, arrivederci.